Buongiorno! 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 Si sente Lino? Ehi! Ciao! Buongiorno! Perdonate il ritardo, ma tanto il sabato ormai l'orario è variabile. L'orario è variabile, mi sono svegliato alle 8.45, perché delle volte mi sveglio prima, delle volte mi sveglio dopo. Oggi mi sono svegliato dopo. Ho portato fuori il sifettone, ho bevuto il caffè e siamo qua. Bravo. Grazie, grazie. Tanto ti svegliato più tardi. Leila. Che paura, gatto. Me l'ha chiesto Gio, devo fargli di no. Che paura. Sono svegliato più tardi di te, sì. È tardissimo. Ah. Ma infatti io la sveglia, il sabato la metto proprio come orario limite. Però in realtà mi potrei alzare, cioè mi alzo spesso prima e oggi non mi sono svegliato prima, nonostante sia andato a letto alle 11:30 ieri. Vabbè, sabato è bello per fare il riposino, eh? Ah. Dormito tantissimo, dormito. Beh, poi metti a piazza, eh? Ho capito, stai sveglio fino alle 6. Sono andato a dormire alle 2. È perché sei scemo, mica ti ha costretto il medico. Sì, no, i poliziotti in GTRP hanno così. Vabbè. È per il discorso che facevamo sabato scorso che non... sì, è vero. Dai, che oggi finisco tutte le task per diventare super pirata della vita della Madò in Sea of Thrones. Ti rovinerò il piano, non ti preoccupare. Ma basta streamare, quindi non è un problema. Ah, mannaggia. E ve lo dico, ieri... Allora, sto continuando la furia di Bowser da solo, perché in live secondo me è una rottura di noia da vedere, quindi in live facciamo il gioco bello. La furia di Bowser lo sto giocando a tempo perso. Ieri ho rage quittato perché bisogna andare con uno dei pattini di merda giù per una discesa e raccogliere le monetine blu entro un tempo limite. Ed è fatto, solo che guidare il pattino è talmente una merda che l'ho fatto una trentina di volte e poi ho detto, sai che c'è, vaffanculo. Però lo voglio fare perché voglio completarlo al 100%. Quindi magari lo faccio in live, così facciamo una live di bestemmie e torpiloqui. Vai! Ah, ma sul livello qua lo devi fare per forza, tipo un livello bonus? No, purtroppo è gestito tutto col culo, è un open world con mini cazzatine da raccogliere. Ok. Però è talmente una merda che pensa, allora... Sono piccole zone, fai una decina di zone. Tu nella zona 1 devi raccogliere 5 monetone, ok? Il problema è che ad esempio se nella zona 1 ti invito nel frattempo. Vai. Se smetti di caricare. Se nella zona 1 c'è un'arena, la prima volta fai l'arena, combatti il nemico e lui ti dà la monetona. Però ti mancano altri 4 nemici e tu devi aspettare che si resetti la zona andando in giro a caso. Cioè, dimmi se un gioco può essere strutturato così. È tipo quando devi uccidere i mostri su WoW, devi aspettare che respawnano, giusto? Esatto, però non respawna qua, perché non è come su World of Warcraft che c'ha un cooldown. A caso, dopo un po' si rifà. Ah, ma idem è quando sfondi, ad esempio, un muro quando sei Mario Gigante per sbaglio. E niente, chissà quando si sistema. Mi stai parlando così tanto bene, quasi quasi lo compro. No, allora, il gioco regolare è favoloso. Infatti... ho mollato il DLC, questo qua che hanno aggiunto quest'anno, che poi ha la telecamera qua attaccata dietro la nuca di Mario. È un disastro. Però il gioco regolare, quello per Wii U, è favoloso, infatti mi sto divertendo un sacco. Ma è invitato, uscito su Switch, giusto? Oh, scusami, mi stavo facendo infatti me. È certo che è uscito su Switch. Mondo bomba. Grazie Jaco per i 4 mesi, il pinguino poco serio per i 100 bits. Mi scrive nevoso, mi riporta al clima natalizio. È nevoso perché siamo in inverno. Ma il Natale non è mai finito in realtà. Eccomi qua. Eccoci, salpa. Ciao. Giochi. Aspetta che non ho messo Sea of Thieves effettivamente. Oh. Eccolo qua. L'ho detto su Switch, per ora ho messo in attesa Mario Odyssey. Che lo devo finire, anche perché mi sta piacendo. Allora, se vuoi, questo Mario qua è più facile da completare di Mario Odyssey perché è a livelli, cioè tu entri nel livello, fai il livello, esci. Non è come a Mario Odyssey che c'hai il mondo gigante con i singoli livelletti. Però sono molto belli quei livelli. Ma sono molto belli anche questi qui, ma veramente ci sono delle cose bellissime. Ad esempio c'è la ciliegia che ti raddoppia Mario e ti aggiunge un Mario ogni volta che prendi la ciliegia. Vengo in giro con la squadra di Mario.
Grazie, Calimè. Allora, faccio un bel pensierino. Oh no, quando spawnano di nuovo. Sai cosa? Riguardate la mia live di ieri mattina. C'è il DLC, la prima ora la puoi skippare perché il DLC secondo me è brutto, però i gusti sono gusti, se a voi piace... DLC è quello di Bowser, giusto? Sì, esatto. Okay. E l'unica parte figa è quando diventi super gigante e c'è la battaglia tra Kaiju, però è gnugna, non ha, si vede che con Mario c'entra poco. Ok. Ma il DLC è a parte proprio del gioco oppure lo compri, te lo danno? Non è incluso. Ah, incluso. Ok. Lo hanno fatto per rivenderti il gioco a prezzo pieno, sostanzialmente. Perfetto. Grazie a Spina Oscura per i 200 cazzi. Piacere mio, piacere Ma... mio. Mamma mia, gatto. Ho freddo. Che c'è? Ho detto, perché fa freddo? Meno 2 gradi stamattina, porca miseria. Sono andato fuori con Sif che non voleva cacare, non ha cacato e l'ho detto... E ci credo che non ha cacato, sto freddo. Allora, che piani abbiamo oggi? Fammi guidare, dai, ti prego. Allora, o alleanza mercante, no, dovrei andare. Io dovrei andare avanti con l'ordine delle anime. Dimmi tu, vuoi ammazzare scheletri? No, va benissimo, navigazione, quello che vuoi. No, ammazziamo, ma sei scemo. Vieni a votare qui l'ordine, allora. Dove sei? Ti ho perso. Dalla Madama Oscura. Oh no, ma eri qui prima. Io mi muovo, io viaggio in continuazione. Qua. Ci trovo. Ciao. Qua a sinistra vota. Voto? Sinistra. Vota. Ecco. Monitor. Posso alzarlo? Fatto. Porca troppo! Oh, che dolore! Ok. Oh, là. Meglio. Grazie a Play Studio per 103 mesi. Baon Emesis che ne fa 51. Buon weekend anche a lei. Grazie. Grazie anche a Matthew. Fai 15 mesi. Okay. Ecco qua, ti ho votato, va bene? Sì. Adesso dobbiamo andare a votare nel cazzo. Ma quanti scrutini? Ma ti seguo. Che io non so dove andare. Grazie al critico che scrive Lino Merda, grazie. Ehi! Allora. Questa carne invece dice, siamo a 4 mesi, Lino mi fa cagare, ma sono contento che sia in live con te. Ah, sì, mi ricordo. Adesso vado a dormire l'altra volta. Ho trovato una pigna. Aspetta, me la prendo. Pigna? Ah, sì, è questa, ricordo. Che cos'è qua? Una pigna. Tieni, il melograno, aspetta, questa. Ma è una bomba, scemo. Si mangia? Ah. Ecco. Allora, melograno. Parlo con questa. Allora, non mi mettiamo su la vela della fenice dorata, che siamo fantastici. E l'unicorno, per far vedere a tutti che siamo veramente belli. L'hai visto l'unicorno? Dove sta? Sulla... Ma che nave. Bello! Che carino! Le vere di... Le vere di oro. Le veline? Te. Ecco, io mi metto qua, gatto, e ti guido. Boh, che fai? Ti guiderò io. Dobbiamo votare ieri. Prima, non abbiamo votato. Scusami. No, come hai fatto ieri, guarda, Puoi togliere questi cannoni orrificanti, ti prego. Porca miseria, ma perché? Vota la missione. Ma ci sono dei cenni. E ci sono dei cenni perché ci sarà un motivo, no? Ma sono... Non lo so. Allora. Oh no, dove devo votare? Sotto. No. Eccomi. Allora ti metto i cannoni dell'Xbox, te. Oh no, sono brutti anche questi. Adesso questo passa al convento, non rompere i coglioni. Allora, dobbiamo andare a Crook's Hollow. Ma lo vedo io. E Sunken Groove. Sunken sì. Groove è qua. E Crook's Hollow? Dov'è Crook's Hollow? Oh no, ma sempre quel posto. Allora, Crook's Hollow. Sarà là, Crook's sicuramente. Hollow. Vabbè, sai che c'è? Cercatelo da solo. Eccolo lì, l'ho trovato! Fermo! Sotto! Eccolo adesso. È quello lì fatto a cazzo scappellato, ok. Esattamente. Bravissimo. Proprio lui. Allora, intanto andiamo ad ovest, a Sunken Groves. Ma come mai andiamo qua? Che cosa? Come mai andiamo in questi luoghi? Ammazzare gli scheletri. Ah, bene. Non l'hai letta la quest? Leggila che è carina, eccola qua. Te. Tiratela fuori, leggi. Ah, leggi a voce alta, leggi per tutti. Oh no, ti prego, perché mi fai questo? Vai, alla leggi. Ricerca del sapore, nascosto. Come? Nel sapore, sta scritto. Sei sicuro? Sono certo se è scritto nel sapore.
C'è scritto che del sapore? Del sapere, ecco, ah, è piccolo, non ci vedo. Nascosto nel teschio e nelle ossa. L'ultima versione, avvistamento su cucollo. Ehi, ma mi sono appena svegliato. Svelando sussurri segreti protetti dal nemico. No, andiamo a svelare i sussurri come segreti, dai. Bello, sì, bellissimo, bravo, bel era disegno. Più bello del sapore, comunque. Secondo me ci stava meglio. Ma sarebbe carino, visto l'hai che c'è anche la cultura di sapore. Tutto il sapore, sì, però non lo ritengo così bello, visto di me. Ma lo vado a rivedere. È più bello i Lunes, la pentola magica. Belli, io popo mozzo. Grazie Don Gigio per i 14 mesi. Mi metti la vela in direzione del Vendos, per favore? No, gatto. Devi imparare a giocare lì, no? Allora, il vento va dove va? Da destra a sinistra. Gatto, ma hai la vela da gatto? No, è Ori e la foresta blindata. Però sembra un gatto ed è per questo che la uso. Allora, non ci sono i piruli. E sono di qua, infatti. Ah, ecco, allora quello, no, quello tira no, su giù. Non è lui. E in pratica non serve andare dall'altra parte. Non devi andare dall'altra parte. Fermo, staccati un attimo che ti faccio vedere. Aspetta, ho capito. Lì c'è il vento. Sì, però l'hai messa al contrario, Lino. Ah, che mal di... Ah no, i Lunes avevano la sfera di Lassifer. Erano i magotti la pentola magica. Comunque ti faccio vedere, vedi, ce n'è uno per l'angolazione e uno per la lunghezza. Che tu vada a destra o a sinistra è uguale. L'ho scoperto ieri questo. Lo so. Ero convinto fossero due vele diverse. Erano i magotti, quello che è bello. Ma erano i magotti quelli lì che tu li sfregavi e cambiavano colore? Scarica, oddio, mi sa di sì. Che uscivano le sorpresine dalle merendine, giusto? Esatto, ma non le fanno più le merendine, tra l'altro, dentro, cioè, scusami, le sorpresine dentro le merendine, che tiravano anche la cassetta. Ora escono dei skin di Fortnite. Nelle Kinder Brioche io non ho più visto regali. Confermate? Mi sa di no. Tira su le vele, Lino. Oh no, hai le vele! Tira su. Bravissimo. E questa è l'isola, no? Confermi? Confermo. Aspetta, me lo controllo, mio, ma è un lavoro. Sì, è lui. Lei. Sua. Siamo qui. Che bello però che è il mare. Io purtroppo vedo il mio monitor pieno di scaracchi e schifi. Cioè dovrei pulirlo, perché ho il sole dietro e vedo male. Sta con la persiana alzata? Sì. Pazzo. Ma no. Oh, riparali, no. Chi? Oh no, aspetta. Tiro giù la tapparella. Non si è rotto nulla, dai. No. Tutto in ordine. Sembra. Rufolazzi. purtroppo. Cioè, a me piace un sacco la luce solare. A me fa cagare avere delle luci artificiali. Quindi, quando posso, un solarium, casa mia. Allora è meglio che non ti faccio vedere com'è la stanza. Lino, ma perché non hai tirato sulla vela del tutto? Come? Motivo per cui ci continuiamo a schiantare. Allora, ti svelo un segreto. Ti ho messo anche la vela a prova di coglione. Quando si spegne Ori, è tirata su. Vedi che è spento? Ho capito. Mannaggia. Ecco perché. Ma se non facciamo prima a tirare giù il coso? No, l'ancora non si usa. Non si usa. Perché se usiamo l'ancora arrivano i malintenzionati e ci mettiamo 45 minuti a tirarlo su e levarci dai coglioni. E noi non vogliamo morire. No. Allora vai. Tiziano, grazie per i 9 mesi. Che bel nome. Conosci Tiziano Ferro? In che senso? Si chiama Tiziano, no? Ah, sì. Grande artista. Ma ogni volta chiedono se sono parente di Gattuso. Ho trovato anche la missione. Dai. La risposta, La risposta, Adesso vediamo. No. Allora, chi dobbiamo uccidere? I signorini? Beh, siamo parenti per forza. Le origini quelle sono. C'è un poi cricetino! Diretti. Io non ci ho mai parlato. Ah, quindi è sì la risposta? Sì, allora sicuramente sì. Poi
Sì, perché non è che sono Gattuso, però non lo so chi sia andati qua. Mio nonno comunque era di Reggio Calabria come lui. Ah, chiamalo, quindi mandagli un messaggio. Mando un MMS. Che belli gli MMS. Videochiamami. Cosa ho trovato? Ho trovato un cofanetto decorativo, che io bello. Ci subico forse il libro. Devi trovare gli scheletri da uccidere, ah, no? I porcelli. Ma sono carini. Dove siamo? A Sunken Groove o all'altra? All'altra. No, lì, dove hai detto. Sunken Groove? Sì. E quindi ce ne sono quattro in teoria. Oh no. C'è la pentolina. Dove cazzo è la nostra nave? Dove abbiamo parcheggiato? Aspetta. Comunque sto facendo un sacco di progressi su Green Hell. Quasi sto capendo come si gioca. Minchia. Considera che io ero finito in 15 ore. Porca, allora siamo a metà gioco. Siamo fratelli, Jules. Aspetta. Però io sono tua zia. Ehi, porcellino. Ecco. Non corri dietro i porci, vai ad ammazzare. Oddio. Gatto, ho trovato una cosa luminosa. Che cos'è? Non te lo so, vieni qua. Raccoglila. Ah, lì sotto. È lì giù. È un forziere. E lo voglio. Sono convinto ci siano i cattivi qui sotto. Se tu vai lì sulla destra non ti ammazzi. Se vedi sull'altura, vai. Gatto, mi devo fidare? Sì, vai. Le gambe! Fanno male, sì. Ma sto trovando un sacco di bei posti. Che bello. Caramellina. Ho trovato un forziere anche io qua. Ma è quello di quelli che si aprono? No, è il forziere del predone. Del predone. Ah, allora. Non ho detto coglione. Mio tesoro. Eccolo qua. Un scaldavivande. Questo qui sì, guarda. No, è quello che usano gli operai quando vanno in fabbrica e si portano il pranzo. Come si chiama? La schiscettina. Bravo, la schiscetta. Che sono belline. È una cosa che non ho mai utilizzato in vita mia proprio. No, non è vero, da piccolino mia mamma mi faceva la pasta e me la metteva dentro dei termos in plastica che poi dopo durava nel tempo. Dovrei prendere l'abitudine di farlo e portarmi qualcosa di buono da mangiare al lavoro, invece di mangiarmi sempre i panini. Sì. Allora. Sì, però considera anche che magari sei lì alla scrivania con i colleghi che mangiano il panino tranquillamente e tu sei lì con la matriciana tutto sbavato. No, io sbavato. Sono uno dei pochi scemi che si porta sempre solo il panino. Ah, e tutti gli altri invece con le lasagne, cosa sanno? Si portano le insalatine, la pizza, le cosine buone e io mi mangio i panini tristi. L'uovo all'occhio. La frittata, gatto, fame, me devo andare. Le escargot. Schifo, no. Gliele butto per terra se si mangiano le scargome vicino a me. Sono tutti persone a modino, non so io come. Cosa mangia una persona cadere. Di classe? Una persona di classe, oddio, di solito si mangiano le insalatine. Poi si portano gli yogurtini. Ma l'insalata quella lì agita e gusta allora. Bellissimo. No, quelle da fatte insalata normale, non me ne intendo insalata. L'agita e gusta, non perché sotto c'è il condimento agiti e condita. Ah, bello. Il caviale, bravi! Il foie gras illegale da noi. Come? Veramente? Sì, scusa, non è il... Ho sbagliato strada. Non l'ho mai mangiato. Il foie gras non è il fegato da natura. Di qua. Quelli là, sì, le anatre che vengono gonfiate dal cibo. Esatto, appunto, capisci perché è illegale la situazione. A Masterchef lo usano, ma Masterchef non è in Italia. Sono... Non è il patè? Non è la stessa roba? Non è illegale. È illegale per il procedimento che... Decidetevi però, Non è possibile che ogni volta che diciamo una roba forse in chat... non lo si può produrre in Italia, però mangiare sì. Ho capito, ma allora non ovvi il problema, scusami un attimo. No, vabbè, semplicemente non è aziende che lo fanno, però se ve lo volete mangiare... Ho capito, però non è così che si elimina. No. Cioè... Ah, adesso ce ne dobbiamo accertare, aspetta che voglio sapere. No, come si scrive, gatto? Non si può produrre, ma si può mangiare. Ma è una troiata incredibile se è così. Sì, ha vietato la pratica. Vabbè, ma ho capito, ma... Scusami.
Segui il mio ragionamento. Da noi è vietato perché è crudele. Sì. Ma lo importiamo dai paesi dove lo fanno. Aspetta un secondo. Quindi i paesi che lo fanno ancora di più per poterlo esportare. E quindi... No, ma siamo infatti contro la crudeltà se davvero è in territorio nazionale, però. Se è una cacata, sta cosa. Se lo fanno da altre parti va bene. Lontano sì, dall'occhio, lontano dal cuore. Esatto. È così che funziona bene. Vabbè. Dov'è che siamo? Siamo a a Crooks Hollow? No, sotto. Dobbiamo leggimi. Andare a Crooks Hollow. Leggi sotto. Non lì, nella mappa. Sì, sto guardando la mappa. Non la mappa, imbecille. Ma che ti sto vedendo, stai leggendo la cartina. Ah, scusami. La mappa della nave. La mappa. Ah, ho capito. Scusatemi. Siamo? Allora, siamo... Sunken Grove. Ok, allora dobbiamo trovare Handy Bird, Einir the Fjord e Captain Duke Barton. Vai, mi fido. Vieni qua, dove vai? Vieni qua. Però immagino che altre cose, tipo la carne di squalo, se non sbaglio, è proprio illegale anche da mangiare, nel senso che non te la puoi comprare. Se non sbaglio, non lo so. Ma gli squali sono a rischio di estinzione? Lo sai che dopo il film Lo Squalo, quello di Steven Spielberg, la gente ha iniziato ad ammazzare squali a manetta? Ma come? Eh sì, perché la gente è stupida e lo vedeva come un documentario quasi. Ha detto, cazzo, questi qui sono pericolosi, ammazzali! Quello non era vero un cazzo. Si può mangiare lo squalo, perfetto. Ricordavo, forse era la balena, non ricordo che animale. Sa che non è a rischio. Grazie Giulio per i 3 mesi. Buona live anche a lei. E grazie anche da lì. Lascio la doppia. Okay, raddoppi. Lì sotto. Uno degli animali che c'era in mare è un po' grande. Sono qui, dietro di te. Ah, sì, squalo. No, allora, vendere la carne di squalo è un conto. Ma dopo il film Lo Squalo, cioè per dirti anche nei canali americani... Ah, che dolore. Non so se avete presente, devo fare nei canali americani luce. Qualche squaletto passa ogni tanto. E loro adesso li ammazzano con cattiveria perché pensano che siano super pericolosi, non per la carne. Li ammazzano proprio perché hanno visto il film. Ci ho visto un documentario che ne lo dicevano. Che fa qua? Via. Grazie a Josh per i 4 mesi. Mi fa molto piacere che sia tornato. Morti tutti? Bravo! Yes. Hai visto? America sono tutti matti. Vabbè, ma il problema è che sono tanti anche. In Francia ci sono gli steakhouse di ippopotamo. Ma mangiano proprio di tutto in Francia, Ma poi ippopotamo in Francia, come c'è arrivato? Oh no, cazzo, ho finito le munizioni! Usa la spada, scemo. Hai ragione. Ah, mi fanno la bua. Ahia, il culo. Dai. Ti svelo anche questo segreto, Sea of Thieves. Per fare più danno bisogna spammare di più con la spada. Okay. Praticamente al sistema di danno che funziona così. Più colpisci di fila, più fai danno. Ok. Ok, abbiamo 2 teschi. Cos'è? Oh no. Sono Dior. Sparargli. Dior. Tirali le secchiate d'acqua. Le munizioni. Tirali le secchiate d'acqua, Lino. Secchiate di acqua, ok. Ah! Mi hanno tirato una secchiata d'oro. Ti hanno ucciso, arrivo. Ma è immortale sto figlio di Androcchia. Mi piace il mio fucile lungo. Che bello. Aspetta che ho il secchio. Scemi. Vai, te la vedi tra tu. Io ti bagno. Servirebbe il pompa qua, però. Bagnalo. Arrugginiscigli la vita. Ma ancora? Ma com'è possibile? E c'ho la vita di Colin. Oh no, uno sta venendo vicino a me. Aiuto. No, lì non riesco a tirarti su. Vai tranquillo. Pensa alla tua vita. Non pensare a me. Matteo, 8 mesi. Ciao gatto, come va? Tutto bene, vecchio, tutto bene. E ti come sei? Aia. Raggiungimi armato di fucilone. Comunque in realtà io sono molto curioso di provare. Allora, io l'ho mangiato una volta. Però pensavo che fosse tipo una sottospecie. Cioè, niente, sono morto. No. Non è una cosa originale. Ed è molto buono. È molto buono. Dove l'hai mangiato? In Francia?
No, no, in Italia. È per quello che non pensavo che fosse foie gras, pensavo che fosse un derivato, una roba simile. Poi dopo ho scoperto sta cosa qua, adesso non so come cazzo... No. Il ricarico delle munizioni. Dai, effettivamente è una roba particolare. Grazie Infredito per i 13 mesi. Praticamente era un pezzo di foie gras. Sopra il pezzo di foie gras c'era un filetto e poi una salsa. Si chiamava filetto alla Rossini, possibile? Dio, c'ho fame. Andiamo a vendicarci. Col fuoco van giù easy. Ah, cazzo, c'erano le bombe, servivano. Ma io ce l'avevo, dovevo prendere il melograno. Mannaggia la miseria. No, c'è ancora in tasca, tabba? Sì, sì, ce l'ho 5. Filetto alla Rossini. Che poi aveva anche altra roba sopra ed era fenomenale, tra l'altro, quando l'ho mangiato. Mi è piaciuto veramente tantissimo. E quella è stata la prima e unica volta che ho mangiato credo appunto il foie gras. Lo devo trovare da qualche parte, non lo voglio mangiare. Sono quasi come la cosa animale più strano che hai mai mangiato. Grazie a Giallo nel frattempo per i 4 mesi. Cosa più strana che ho mangiato? Ho mangiato bufalo, Non ho assaggiato il canguro per un soffio. Perché non l'hai fatto? Perché non ero sicuro che mi piacesse e quando non sono sicurissimo che una cosa mi piaccia, non la ordino. Perché non voglio avanzare una cosa nel piatto. Sì, sì, ci sta. No, invece la cosa più strana che, anche se si mangia sempre, qua... Però è veramente stranissima. È il Periomus. Che cosa? Il pene del Periomus, sì. In pratica ci stanno queste bancarelle, Napoli, provincia e quant'altro, che vendono il piede e il muso del maiale, te lo mangi. Il piede? Sì. Ah, vabbè, normalissimo il piede, ho capito il pene. Sì, no. No, il pene. Il piede è normale, il piedino. Non l'avevo mai mangiato. Ma del maiale si mangia tutto, anche il musetto, tutto. Ma che schifo. Ma come che schifo? Non ti piace il tuo tecchino? Sei pazzo. Come? No, è praticamente fango per fare i mattoni. Ma che cazzo hai mangiato te? Senti, è fango per fare i mattoni il cotechino, Il cotechino? Sì, se lo sbatti nel muro lo puoi usare come stucco. È la cosa più buona di questo mondo. Ma non è vero, dire bugie. Ma te lo garantisco. Missioni ricevute. Altre. Siamo pieni di missioni ormai. Aio! Il coccodrillo, che buono, lo voglio mangiare. Come fa? Ragazzi, come ti uccida questi? Sono... A spadate, Lino. Ma sono duri! Come sono duri? Dove sono? Ah no, si picchia. Oh, cazzo, ha paura. Oh no, di nuovo questi. Ma il cotechino è fenomenale. Secondo me lui ha mangiato qualcosa di sbagliato che gli hanno spacciato per cotechino, perché non è possibile. Oh, quello lì che si vendono nelle buste a Capodanno mangiato. Sì. Ed è buonissimo. È fango. Ma com'è possibile? Mi piace. Allora tirargli le bombe. Ma però ora che ci penso, animali strambi non li ho mai mangiati. Ma non tira di l'acqua che l'ho bruciato. Ecco. Ormai sono abituato così. Come annullo il tiro? La spengo. Non ha funzionato. Oddio, quanti ne so. Ancora questi d'oro, ma che due maroni, eh? Infatti io li sto bagnando tutti. Non sto cercando di pensare a qualche altro animale strambo. Ho lanciato tutte le mie bombe. Che bombe? Per l'appunto io ho un po' paura di provare cose. Anch'io. Non cose nuove, io mi mangio di tutto, però se magari posso andare in un determinato posto solo una volta, no? E ho un po' paura di rischiare di mangiare qualcosa che mi faccia cagare e poi dopo piango, perché non ci posso anch'io, ritornare. Anche io vado safe. Oh, Lino! Ah! Vabbè, siamo che dolore! Ho capito, scemo. Però tipo il coccodrillo, animali vari, vorrei mangiarli. No, è basta. Io finché non sono insetti sono abbastanza tranquillo. Oddio, gli insetti. Io ho questo desiderio. Io voglio ho mezzo di vita. La gobba di cammello. La puttana Lino, sparagli. Ah, ti bagno. Non mi fare male. No, questi qui non vanno bagnati. Gli dai vita se li bagni. Ah, come gli dai vita se li bagni? Stavo bagnando, cazzo. Sono morto.
Torneremo più forti che mai. Vabbè, la roba più strana, non so, la lingua può essere strana, non so se... Però per cervello. Me è normale la lingua. No, il cervello non l'ho mai mangiato. Non mi attira proprio. Io credo di sì. Le rane. Fritto è tutto buono, sì sì, ma l'insetto no. Confermo. Secondo me è croccantino l'insettino fritto. Bleh. Se lo mangi vicino alla polenta. Bleh. E mangio le schie a quel punto. Le chi? Le schie, non ci sono da voi le schie? I chiani mangiano le spie? Sono no, dei gamberetti piccoli fritti. Che mangi interi. Ah, tipo i... Aspetta, come si chiamano? Non so se schie è da noi che si dice così o... Cioè, proprio dei gamberetti, ma piccoli piccoli, sono 2 centimetri. Dai, andiamo. I gazzilli. Beh, bravo, esattamente. Sono pronto! Le creste di gallo. Il barbuso del galetto. Delle tale schie. Schie con la polenta morbida, esattamente. Che buona la polenta. Da voi. Allora, ti seguo qua, questa che, volta vinciamo però. Marta, ti picchioni già! Allora. Non avevi baffe. Io da qui ti picchio. Ah no, aspetta, che me la rifà. Aia, che dolore. Scemo! Aia, mi fanno male, chi è? Sto stronzo. Dove? Ma dove sono quelli là di prima? Ecco, morti tutti, credo. Su so serpenda. Per... No, hai esposo un barilone qui. Allora, ti lascio tutto qua. Prendo la nave e ti raccatto, eh. Vabbè, ti aspetto, Videochiamami! Torna presto, gatto! Ho paura, ci sono i pesci. Quanto manca qui a diventare super pirata fico per Sea of Thieves? Sono qui in hypes. Aspetta un secondo. Quindi ho la testa, il cervello che mi sta colando. No, non erano 5 gli scheletri, vedi? Mi hanno finito la missione. Anche su quel dall'altra isola, no? Dobbiamo andare... No, dobbiamo andare sull'altra adesso. Dobbiamo andare a Crook's Hollow. Bene. Silexa, 21 month, thank yous. Mi scappa la cacca. Oh no, cacca. Sì. Vai, bestia, ma non avere paura. Io ti aspetto, mi sono un po' solo qui su quest'isola. Ecco qui. Comunque ieri su Roller Champions, quante partite avete vinto? Allora, quando eravamo full team tutte. Quindi 3. E con Moro una. Io non ho mai segnato. Ma ribadisco, cioè non... un gioco oh di squadra. Oh no, gatto, sono cattivi! Aiuto! Come, ma ne sono spawnati lì dove eri? Sì! Ah, e dai! Arrivo, arrivo, arrivo. Letteralmente non credo di non aver capito come si... Anche contro il bot ho avuto difficoltà. Ho segnato la beta è finita, sennò anche stamattina si poteva riprovare. Vi ricordo che dal 17 vi posso dare delle chiavi per giocarci con noi. Che c'è la closed beta con le chiavi. Sono curioso di provarlo in gruppo. Com'era il gioco? Ragazzi, il gioco è bello, però purtroppo eravamo solo io e Moro. Giocare con uno sconosciuto è già un disastro, che poi una volta si è pure disconnesso, ci ha lasciato a piedi. Erano solo streamer e quindi c'era pochissima gente, quindi 8 ore di matchmaking. Vero. Quindi niente. Cioè, il gioco a me piace un casino. Vero, vero. Allora, adesso ti porto i fischietti piccolini. Però io ho 2 mani, perché non me ne fa prendere 2? Maledetto. Oh, ma... Prendimi! Prendo i teschi. Prendimi in braccio. Non mi puoi tirare con il coso? Grazie. Io sto qui. Se manca un teschio, scemo. Ah, scusami. Lo prendo. Oh no, non ci piglio più là comunque. Oh no, gatto, non andartene. Aspetta, sto arrivando. Eccosi qua. Ok. Eccomi.
Dobbiamo andare a sud. Sparatusso. No, dai, fa caldo. Beh, meglio, andiamo ai Caraibi sud. Bello, 36 mesi. Indietro. Grazie mille. Le si vuole bene, faccio un saluto a Culettino. Ciao. Merdoso. Scusate, Culettino merdoso. Ma... ho trovato un cofanetto decorato. Ah no, è la schiscetta di cui parlavi prima. Sicuro che non sarà gratis Roller Champions? Secondo me sì, Non è free to play? Vabbè, ma magari avrà comunque un costo molto ridotto. No, ma secondo me lo fa free. Sulla ventina. Però no, free potrebbe essere una buona idea alla fine. Per me è free. Potrebbero... non so. Perché sicuramente a 69 euro non lo possono mettere. Free to play. No, secondo me sarà su Epic e basta, perché Ubisoft ormai pubblica, vabbè che pubblica su Play ovviamente, quindi lo trovate lì, su Ubisoft Connect che si chiama adesso, e forse anche su Epic, però dubito che uscirà su Steam. Io spero quantomeno che sarà cross platform. Sì, secondo me sì. Me lo auguro. Così lo gioco dalla Switch mentre sono nel lettino. No, non credo uscirà su Switch. Come? Io me la vendo. Basta. C'è mille giochi bellissimi, non ho capito. Ma non è vero, gatto. Troiate. Come non è vero? Tutti i giochi Nintendo, cioè... Ma non lo so, non trovo giochi belli, ti giuro, l'unico gioco... Tu sai cosa devi fare adesso? Devi ricominciare a streamare Animal Crossing, te lo dico io. La tua community sarà contentissima. Ma io lo spacco, la spacco la Switch se gioco ad Animal Crossing. Perché? Dove è andato? A spaccarlo? Ho chiuso un po' la finestra. No, è che, non lo so, io Animal Crossing l'ho comprato durante il periodo di quarantena, no? Convintissimo, mi rilasso, ci gioco nel letto, così tutto piccolino. L'ho aperto, sì. Mi faceva incazzare tantissimo. Ma quel perché? Maledetto che parlava ogni due minuti e non capivo che cosa fa. E quindi l'ho mollato. Mi ha stressato tantissimo quel gioco. Però sì, vorrei dargli un'opportunità. Grazie Stefano per la sub. Sei scemo purtroppo, quello è il problema. Ehi, gatto. ce ne dobbiamo fare una ragione. Non è vero. No, ci vorrei riprovare, però devo comprare il cazzarello per streamare. Sì, tanto adesso ormai non li tirano dietro i cosi, gli elgati. Insomma. Insomma. Sta sempre sui, dipende da quello che vuoi, ovviamente quello lì del 4K non te ne va niente. Ma non te, esatto, non ti serve. Vorrei prendere ovviamente quello là interno, perché il così che non c'è ritardo. Ma non c'è ritardo neanche con l'esterno, Dici? L'ho usato. Ah, però non è più comodo quello interno. Così ti do i propri pendoncini. Allora è più comodo, ma ogni tanto rompe pure i maroni sul PC. Quindi io ho avuto una brutta esperienza. Adesso ho quello interno di nuovo. Ma ho usato quello esterno per... quant'è? Un anno e mezzo. Bene, bene. Allora ci devo fare un pensierino. Anche perché io sto cercando disperatamente di comprare una PS5. Guarda, non avere fretta che non serve. Grazie Artemix per i 32 mesi. Sì, no, infatti mi sono arreso. Sì, Dimo, poi la posso anche buttare. E allora aspetta. No, ma avevo molta fretta di prendere la PS5 perché in quel periodo stavo facendo la serie di DS. Ok, ed eri in hype quindi, per quello. Esatto, ero in hype, ma tantissimo. Ci ho provato, ma niente, era impossibile comprare. Pensa, io la mia l'ho staccata perché dovevano venire qua a farmi lavori per la fibra a dicembre e mica l'ho più riattaccata. È ancora di là. Non c'è niente. Cioè, correggetemi se sbaglio, non ci sono. No, c'è quello lì delle macchine wreck cazzi che devo provare, però sì, basta. Ma non credo sia chissà quando divertente. Io voglio il gioco di Harry Potter, dai. Vabbè, quello uscirà sul PC, prego. Allora non vai. Come? Pure? Sì. Cosa sono sti rumori? Cosa stai facendo lì, no? Sto tirando l'acqua. Volevo vedere se potevo riempire il barile fino a farla uscire tutta fuori. Bravo, no. Bravo. La risposta è no. Presa di mano l'ho usata poco, mi sento quasi in colpa. Ma infatti credo che gran parte delle vendite del Day One di PlayStation 5 siano state dettate dall'hype. Sì.
E alla fine è uscito letteralmente Demons e basta. Spider-Man. Sì, e non parliamo. Basta. Non parli perché? Adesso voglio sapere. Perché è un gioco per PlayStation 4 che è stato riconfezionato per vendertelo di nuovo a prezzo pieno. Bello. Però non è di 8 generazioni fa come fa Nintendo, no? Cioè, neanche di 8 generazioni fa, è giochi vecchi che nessuno si è caccato perché il Wii U è morto. Ma il gioco che è veramente uscito un anno prima. Quantomeno Mario ne ha 8 di anni. Intanto faccio il pensierino anche sull'Xbox. Però non so. Allora, l'Xbox vale assolutamente la pena, ma non per il nostro lavoro. Cioè, se giochi dal divano è ottima, perché c'ha tantissimi giochi. Sì, per quello dico, per staccare un po' da PC. E allora te la consiglio, perché io gioco moltissimo. Anche ieri sera mi ero messo sul divano a giocare. No, ieri sera ho giocato Mario. Però mi metto anche a giocare Sea of Thieves col pad, che non sono buono. Però giusto per farmi un giretto lo faccio volentieri anche col pad dal divano. Sì. Io fa un pensierino, anche perché quelle ci sono due versioni. Una che costa letteralmente 2 euro e l'altra è quella... Beh, vabbè, guarda che c'è una differenza di 200 euro tra... Sì, 200 euro. Secondo me non vale la pena quella... Per 200 euro non vale la pena. Perché non è una cosa che poi dopo puoi potenziare dopo, no? Come un hard disk, dici, vabbè, no, cioè... lo cambio. No, lì devi... Secondo me non vale la pena. Ce lo fa un piccolo pensierino. Attualmente sto cercando di fare un ultimo upgrade sul computer. Devo cambiare il suo processore maledetto. E quindi anche il coso? Cosa? La scheda madre? No, la scheda madre dovrebbe supportare un Continuum Riser. Grazie Eren, venti come culettino stronzo, grazie. No, è che sto cercando di capire e risolvere un problema atroce che ho. Io ho comprato la 3070, no? Sì. E in pratica, se streamo su Discord, sì, si blocca il mouse. Cioè, riesco a muovermi, ma qualcosa mi impedisce di muovere la visuale. E me lo fa anche in live, con alcuni giochi. Credo sia la 3070 il problema, però. E non lo so, però. Con la 1660 non succedeva questa cosa. L'altra cosa che ti posso dire è di cancellare i driver della vecchia... L'ho fatto. Ah. Però non formato dal 2016 più o meno. Ho cambiato 7 schede grafiche, ma non ho mai formattato. E allora forse potrebbe aiutare. Andiamo! No. Aspetta, arrivo. I Chromebook li ho presenti, però non. Cioè non servono, non ci può giocare. Sono dei netbook, no? I Chromebook? Non sono dei netbook. Li portate di quelle di Google? Non li ho mai visti, oddio, me li sono persi. Vabbè, sì, immagino servano più che altro per il lavoro. Ma credo che l'abbia fatto Xenos. Il DDU in safe mode, l'hai fatto, no? Vabbè, allora mi sa che non l'ha fatto. C'ho questa impressione qua. No, l'ho presa, l'ho messa. Tra l'altro l'ho messa pure male all'inizio. E loro non hai cancellato i driver? No, li ho cancellati con un cazzillo che mi hanno dato. Però non in safe mode. Devi andare in safe mode, che si vede tutto di merda. Me l'ha dato Dabo un programmino per cancellare i driver. Cosa ne sa Dabo che non capisce un cazzo? Ma come? Mi sono sempre fidato di lui. Aspetta, non ho le armi! Ok, eccoci qua. E dove sono? E poi tra l'altro anche con la 3000, io streamo con la scheda grafica, no? Sì. E comunque con alcuni giochi, però i giochi più brutti in assoluto, tipo i giochi fatti con Unity, i giochi che provo ogni tanto la Itch, OBS mi va in overload. Ma io non so. Non so come posso. C'è un gioco. Soprattutto perché dipende. I giochi più sono di merda, più ti ciucciano risorse, ovviamente. Ma mannaggia, guarda. Ma io li sento qua, ma non li vedo. Aspetta, non si sono buggati? No, saranno. Mi è capitato che si siano buggati sottoterra e mi sparassero da sotto. No, sottoterra, però c'è il sottoterra qui. Se andiamo
Eppure io. Allora ci vediamo da due luoghi diversi. Ecco. Vediamo chi va più. Oh no, gatto, io sono dall'altra parte! Gatto! No, non mi fare male. Ok, morti. Un barile. Un barile di piselli. Oh no, come sei? No. Ci sono quelli d'oro! Io sono appoggio marino, aspettami. Sono sulla spiaggia ora. Ah, ecco. Hai il pompadour tu? C'ho due proiettili. Ma perché non hai ricaricato prima? Ma io ricarico. Vieni qui dove ce lo metto che puoi ricaricare. Arrivo. Mi scusi, allora, buongiorno. Ma dove sei? Sono qui. Vai. Eccomi qua. Ma come hai fatto a lisciarlo? Non ve l'ho preso, giuro. Non c'ho le bombe dure. Non c'hai il pompa? No, c'ho la pistola. Ah, ecco perché. E non muore! Sono un po' duri. Oh no, okay. Finiti i nuovi proiettili, aspetta. Scusi. Eccoti. No, l'ho lisciato, cazzo, che figura di merda. Ecco. Beh, era distante, dai. Ciao! Salve, carissimo. Oddio, che paura! Ecco. Immagini uno che non ammira per cacare, Gabriel. E si siede. E la fa fuori. Beh, tutti gli autogrill. Il bagno piccolissimo. Oh, oh no, c'è la musica, anzi. Ci sono altre persone. Aiuto. Yes! Bispigliatore di storie 2! Sono diventato streamer famoso. Bravo. Grazie. Basta, chiudo. Adesso che ci danno? Che ti danno? A te non ti danno niente. Ecco, fatto male. Ma potresti... Scusami, ma... Arca puttana! Ah! Non potresti streamarlo anche tu ogni tanto, sto sabato scorso l'ho streamato. Ma allora fai la richiesta dal link che ti ho dato. Mm-hmm. Per diventare membro della crew anche tu. Vai, così dopo lo tutte faccio. Le cazzate. Sì. Tra l'altro forse adesso... lo faccio anche stasera. Se ma no, adesso devo fare 10 ore di streaming, ma non finirà mai questo dramma. Oh no. Fai una cosa, lascia la stream aperta e vattene a dormire. Perché a dormire? Sono le 10 del mattino. Va bene. Io quello che farò quando ci salutiamo io vado a dormire. Se no stasera arrivo tutto scemo. Orango, assolutamente sì, sono io. Dov'è il mio naso? Aspetti. Ecco, di... Ciao gatto! Vai a uccidere che mi soffio il naso, arrivo. Arrivo! E dove devo andare? Mi sono perso. Dai, ti aspetto, sono vergogna andare da solo, non li conosco. Andiamo insieme. Ti difendo, dai. Ehi, no, dove vai? Ciao, Gatto, arrivo! Mi abbandonare. Ecco. Ci mandi qualcosa. Altro il 15 esce la Legendary di Mass Effect e non vedo l'ora. Maggio. Ah, ecco, no? 15 di febbraio. No, no, com'è possibile? No, a maggio. Non vedo l'ora. E quindi non abbiamo mai giocato, sai? No, mai. Scoppia. Che dolore. Sì. Niente, allora. Sì, no, secondo me potrebbero molto, molto piacerti. L'uno è un po' mattone. Lo dicono tutti che l'uno è un problema, ma li volevo iniziare perché sono sul Game Pass. Però giustamente mi hanno detto che escono quelli nuovi, non ho capito perché dovrei rigiocarmi la versione vecchia. No, aspetta la Legendary, anche perché Mass Effect 1, tu hai AMD o Intel? AMD. Ok. Quando ci gioca io... No, vabbè, ma ci giocherei dall'Xbox, perché sono lì nel Game Pass. Ah, ok. Allora, niente. Però è pieno di problemi l'uno. Giocatelo, veramente. Perché quando arriverai al 2 ti si apre un mondo.
È okay. Fantastico quel gioco. Difatti ho iniziato con Mass Effect 2, così, cazzo. E mi sono innamorato totalmente di quel gioco. Ho iniziato da Dio. Poi ho recuperato Dune. Grazie Luke che ci raida dalla spiaggia. Che poi in realtà, guarda, è abbastanza anche comprensibile la storia del 2. No, no, certo, ma in generale non mi viene mai di giocare un seguito di un gioco che non ho giocato. Ma proprio di base non è un concetto che fa parte di me. Ho capito. No, vabbè, ci sta. Anche perché il 1 è un mondo. Non è grande quanto il 2, ovviamente. Però è molto figo. In realtà potrebbe essere carino anche da fare in live, ma se... No, ma infatti ci penso. Perché se lo giochi male non è nemmeno chissà quanto grande come gioco. Se lo giochi male, ovviamente. Se vuoi giocarlo per bene, buonanotte. Oh no, che sono tutti qui! Ammazza, ammazza! E sto mangiando una pera! Aspetta, avevo fame. Non ci sono le pere. Che disastro, sì, che genghi venghi, non quanta gente! Aspetta, non vedo io! Ah, non mi fate male, sono piccolo. Non mangiare la banana, t'ammazzo! Aspetta. L'ha mangiata. Sto mangiando un'altra pera. Bastardo divoratore di banane. Non mi offendo, ragazzi. Ma che c'entra? Perché tu stavo mangiando io le banane. Piacciono un sacco le banane. Ma no, dicevo allo scheletro. Ah, ecco qua. Allora, prendi questo, portiamoli fuori. Stiamo facendo progressi. Man mano diventiamo sempre più bravi. Uno dei due sì. Io. No. Allora, poggia qui i teschi. Sì, va bene, sì. E vado a prendere la nave. Aspetta che ci stanno anche altri. Spero di guarda, non qui perdermi. C'è anche un reliquiario d'oro, guarda. La schiscetta d'oro. Aspetta, sta zitto. Ok, vado a prendere gli altri. Prendi i teschi, bravo. Piripipi. Cos'è, serpente? Vilit, condivido e scappo. Buona scappanza, grazie mille. Oh no, gatto, si stanno svegliando i signori. Come? Eh sì, mannaggia, mi sei. Lo vedo io, di solo la canzone. Ma tu che stai apprezzando, no, quella bellissima Battle Royale di Apex? Sì. Il gioco originale, l'hai mai giocato? Titanfall? No. Cosa ti sei perso? Tra l'altro, se non sbaglio, la campagna... Ma non è campagna... finito il viaggio? La campagna è anche la carina. La campagna è fenomenale, sì, però anche il gioco per me gli caga in testa ad Apex, Guarda, allora, io in realtà non è che sono chissà quanto un fan di Apex. Se devo giocare ad un FPS, sì. Le Battle Royale non è che mi piacciono chissà quanto. Perché sì, se devo giocare ad un FPS, io gioco a Counter-Strike. Lo dirò. Madonna. Fino alla morte. No, no. Lo dirò, è il mio gioco preferito. Ma te lo dice anche Gabriel. Giocati Titanfall 2 e poi mi ringrazi. Ci devo dare un'occhiata. E quello lì è incluso nel Game Pass per Xbox, però. Per Xbox non, sì, non su PC, ok. No. Tutti i giochi Electronic Arts sono inclusi sull'Xbox. Spico. Sì. Ma infatti il Game Pass vale assolutamente la pena. Per quello ti dico, se ti vuoi prendere un Xbox per giocare un po' per i cazzi tuoi sul divano... Sì. Soldi ben spesi. Cioè, per carità, giochi roba vecchia. In giro? Sì. Oh no, c'è un altro signore! Sai che giochi roba vecchia insomma, roba della generazione scorsa. Vabbè, non tipo io vorrei recuperare. Oddio! Ho sbagliato lì, no. Vorrei recuperare tutti gli Yakuza. Quelli mi pare ci siano, non io tutti lo però. Spero. Mo sono usciti molti su PC. Sì, però sul Game Pass non ricordo. No, niente lì, devi scendere a prendere. Oh no, ho paura. Aspetta, forse riesco. Il degeneratore, no, io ero pazzo per Counter Strike tanti anni fa. Non capisco perché tutti lo odiate. Gatto, ma non sei cattivo. Non capisco perché tutti voi lo odiate Counter Strike, è così bello. Perché è un gameplay duretto. Sì, no, è tutto duro, bello, proprio bello. Tu quando spari devi stare fermo, fare i passetti da gambero. Però quante soddisfazioni che regala questo.
Che fatica. Ma sti schede, sti dischi, mettiamoli sotto, che arriva uno ce li vede poi. Poi mettili tutti giù. Bene. Guarda che solo la schiscetta. Sì, la vado a prendere. No, Yakuza è bellissimo. Io ho recuperato per la prima volta Yakuza 0. Tra l'altro ho giocato tutto in inglese. Purtroppo, perché si trovano solo in inglese. Mi è piaciuto tantissimo. Yakuza invece è l'ultimo che è uscito, purtroppo. Like a Dragons? Sì, tu l'hai giocato? È un... No, non ne ho giocato nessuno. Non... Mannaggia. Però comunque è una roba a parte. Lonely sì, è uno Island. Spin-off. È uno esatto. No, uno spin-off. Sì, in realtà è tipo un sequel spin-off. Dovrebbe. No, non sequel. Aspetta. Vabbè, un'altra roba. Vabbè, uno spin-off, un'altra cosa, sì. Il problema è che io l'ho peso perché mi ha irritato tantissimo. Tutto il sistema di. No, il combattimento a turni. Te lo dico. Meglio quel combattimento a turni che il combattimento originale di Yakuza. Perché il combattimento di Yakuza è atroce. Perfetto. Yakuza 0, ogni volta che incontravo qualcuno lo dovevo picchiare, io piangevo e non vedevo l'ora finisse. Anche se molti livelli erano incentrati proprio su dare le mazzate. E... Oh no, dobbiamo fare dei giri incredibili. Oh no, e quindi ti devo guidare. Che no. Però mi ha irritato guidami. Troppo il sistema non di... Non hai messo i teschi come sotto? Oh, mi sono dimenticato, scusami. Ti vado a prendere. Grazie Scassinetto per i 39 cazzi. A me l'hanno dato in anteprima e gratis Yakuza Like a Dragon. L'ho avuto tipo 2 mesi prima, no? Però non, dopo... non è il mio genere. Ah vabbè, ci sta, assolutamente sì. E infatti piuttosto che giocarlo e poi dire mi fa cacare, non l'ho giocato. Grazie a Deliran per 14 benissimo. Mesi. Io ero totalmente in hype, per letteralmente 20 ore mi sono divertito come un pazzo. Ci stavamo divertendo tutti, sia a guardarlo che a giocarlo, poi è successo il disastro, l'ho odiato a morto. Per quel piango ancora un po' di notte, quando ci penso. Sono le vele di Oli, le vele di Ori e la foresta blindata. Anche perché se odi un gioco dopo 20 ore ci resti un po' male, no? Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Suoniamo un po', ecco, bravo. Dove stai? Aspetta, io prendo il tamburo, aspetta. Il mio strumento preferito. No. No, aspetta, ma fermo, fermo, che cambiamo. No. Ecco. Che bella. Piripi, perché tra ci schiattiamo, Lino? Oddio, Mario! Metti il coso. Risolta, risolta, risolta. Ma che bravo che sei. Ma volevo cantare, dai. Ho capito. Che poi ieri ho fatto sentire quelle canzoni lì e la gente è impazzita quando le ho fatte sentire. Sono bellissime però. No, quelle cantate, non le hai sentite tu? No, ancora no. Allora aspetta che te la faccio sentire. Vai. È un attimo, devo guidare, Vai, guido io, non ti preoccupare, sposta di gatto e vattene, fammi guidare. Dove devo andare? Ok. Devi andare un po' più a sinistra. Devi... Nord... Gatto, ma c'è un'isola. Ci devo andare dentro? No, no, no. Passa, no, okay. Passa attraverso, passa attraverso. Attraverso? Come ci passa attraverso? Non ho capito. Se vai dritto non ci prendi. Va bene, mi fido, eh. Esatto. Aspetta, io ve la faccio sentire. Stava andando troppo bene questo viaggio, adesso dobbiamo rompere. Certo. Guarda che abbiamo un botto di roba, non possiamo permetterci di perdere tutto. Ti ammazzo. Ma come? E dai, gatto, non mi dare questa responsabilità. E chi sta tu? Senti qui. Che paura, gatto. Si sente? Dritto così, Lino, dritto sparato. Tantissimo! Si sente? Si sente, si sente. Che bella che è. Queste canzoni le trovate su Spotify, Apple Music, Amazon Music. Sono di Sea of Thieves, eh? Sono proprio di Sea of Thieves. Guarda. Bellissime. C'è anche la versione a cappella di questa. Questa
questa, poi dopo c'è un'altra che era bella. Bella questa. Gatto, no, puoi vedere dove sto andando? Perché sono un po' convinto di essermi perso. Io te lo dico, Un po' più a destra, Lino. Vado. Questa è quella nuova. Non so se sono free copyright, ma in mezzo al casino non so neanche quanto si sente, e poi dopo le tolgo subito comunque. Non credo comunque saranno free copyright. Però sono quelli del gioco che stiamo giocando. Che bello, ga. Non c'entrare questi sono qui. Vai, diamoci dico. La panini. No, ma la manine. Più a destra devi andare. Vado, sono vado. Veramente belle, belle, belle. Sì, sì, sì. No, ma artisticamente sotto è davvero un bel gioco. Ah, ma ci sono anche quelle cantate che non ci sono. Pelo persino dritto così, perfetto. Vabbè, vado. Come si raggiunge il solo 9? Basta. Ciao, Bronco. Eccoci qua. Ah, ma belle, belle, belle. Un po' più a sinistra. Vado. Però non possiamo andare a zig zag di nuovo, guarda. Ma non ci so andare dritto. Vai. Dritto così. Perfetto. Perfetto. Sono... Gira. Così. Ma fai piccole correzioni. Non è che devi arrivare per forza alla fine del timone ogni volta. ecco fermo qua. Dritto così. Dritto così. E mi hai storto. Appunto, raddrizzalo. E adesso però devi andare a sinistra. Mannaggia la miseria, mannaggia. Ecco, mettilo leggermente a sinistra, un po'. Ecco, fermati così, fermo. Sono fermo. Ecco. Quando ti dico io lo raddrizzi e siamo a posto. Piccole correzioni come si guida l'automobile, no? Che cos'è? Intanto io vai, raddrizza. Mi sono cappottato, amore. Ecco. No. Raddrizza, stai girando la parte sbagliata lì, no! E come mi drizzo? Devi metterla dritto, il cazzillo dritto. Ecco posto, qua, eccolo, ho sentito lì. Un E hai sbagliato! Lino, togliti! Tu sei passato un uccello. Vabbè, è difficile nelle orecchie. Come hai fatto? Piccole correzioni, vedi, faccio così, lo lascio a metà. Non è che devo arrivare per forza alla fine ogni volta. E poi lo metto dritto. Ma perché non lo so fare? Perché sei scemo, tu giri al massimo sempre. Ma sempre andare al massimo, gatto. C'è un Mario Merola in acqua, che luccica. Ormai è andato. No, lo voglio, torna indietro. Ho sbagliato tutto adesso. Parcheggio in retro. L'isca di pesce. Ma secondo me c'ha la patente nautica Irlo, perciò sei così bravo. No, non ce l'ho, per fortuna. Come? Non so, non è una roba che mi attizza. Cioè, mi piacerebbe essere ricco e avere lo yacht, ma non mi piacerebbe guidarlo. Vabbè, giusto. Vabbè, guidare uno yacht non pensi nemmeno comodo. Una piccola barchettina. Arrendi. Ancora meno, scusa. Devo essere pure scomodo. vabbè, dai. Sono scomodissime le barchette, c'è andato delle cuccette tutte piccole. Io voglio lo yacht con lo chef privato. Madonna. Ancora così, chef, mi fa venire fame. Che ieri ho mangiato un po' di pollo arrosto e non la mia pizza. Io il sushi invece. Hai visto la foto? L'ho mandata. Dove? E l'ho mandata nel tuo Discord, te l'ho mandata. Ah, no, non l'ho visto ancora. Meno male, se no mi mangio lo schermo, Madonna. Pericoloso. No, perché ieri appunto ho mangiato solo il pollo e non mi ha saziato per niente. Vabbè, oggi cazzeggia, sto mare. Luke, 5 mesi, corpi di 1000 banene. Grazie. Che gentile, bel messaggio, grazie. È scritto Lino merda. Niente, ancora. Oh, ci sto prendendo la mano col tamburo. Se si ricchi non ci si abbassa a guidare con la plebaglia. Ma no, non è vero, a me piace guidare. È la nave che non voglio guidare, non sono capace, non lo voglio fare. Io non so come faccia a piacerti guidare. Non lo so, cioè una macchina comoda. Ah, forse è questo. Sarà per quello, sarà.
Che ho cambiato auto. Allora, prima quella lì che ho capottato era uno Scenic, quelle lì vecchie. Renaults. Che sì. Sembrano, sì, sì, che sembrano degli scarafaggi enormi. Esattamente, il colore anche di solito, se non ricordo male, lo facevo proprio di quello. Esatto. Quel marroncino cacca. Poi ho preso una Citroen Pluriel C2. Macchine piccole. Sì, quella lì è una macchina piccola e mi pioveva dentro. Vabbè. Perché aveva la capotte, era bucata da qualche parte con l'infiltrazione, quindi ogni volta che pioveva io mi bagnavo il culo. Non capisco, scherzo. Perché non ti piace guidare. No, no, ti giuro, io dovevo mettere tipo il parasole sul sediolino perché sennò mi bagnavo tutto il culo. Io con la vecchia Golf di mia mamma, che aveva l'assetto ribassato, perché l'hanno ribassato i precedenti proprietari, però l'aveva presa perché aveva il GPL. Sì, anche la mia era il GPL. Ottimo. E... praticamente abbiamo dovuto sigillare la finestrella sopra, presente le finestrelle, come si chiamano? Sì. Gli lucernari. Abbiamo dovuto sigillare questa radoga perché entrava l'acqua dentro, ma secchiate. E poi ha iniziato a crollare anche il cielo della macchina. Sai il rivestimento interno sì. In plastichina? Quello lì è sì, caduto sì, sì. Tutto. L'abbiamo messo con le puntine, l'abbiamo tenuto su. No, però adesso sto guidando sempre una... Poi di scaldamento bisogna infilare la mano dentro, insomma, dai, chi racconti. Ma quella macchina era atroce, ti giuro. L'ho cambiato perché si è rotta la guarnizione di testata. Uh-huh. E ovviamente non valeva assolutamente la pena sistemarla. Anche perché l'ho pagata letteralmente 900 euro quella macchina. È poco allora. Sì, sì. Ma però sto guidando una macchina decente. Ah, ok. Che è comoda. È sempre uno Scenic, però quelli lì... nuovi modelli, più o meno. Non mi ricordo la serie. Color cacca, ovviamente. Bellissimo. Però è comodo. Vabbè, se ti trovi comodo, a posto. Sì, sì. Sai come ho sigillato la mia comodità? Come? Col cambio automatico. Maledetto. E lì non ce n'è più, non c'è bisogno di niente. No? Dai dritto, è finita. Bravo. Che sia in coda, in colonna, in tangenziale, in autostrada, non me frega un cazzo. No, vabbè, col cambio automatico stai un amore. Esatto. Là ci sta che dici, ti piace guidare, non ti devi nemmeno più preoccupare. E la frizione, quella e quell'altra. Esatto. No, va. Dobbiamo scendere? Che vuol dire il riscaldamento? Dobbiamo metterci la mano dentro, non ci può lasciare così. Allora, se voi mi seguite poco, è un problema vostro. Sarà una storia che ho raccontato circa 5.000 volte questa. Penso che si possa scrivere un libro per il numero di volte in cui l'ho raccontato. Passa tanto tempo, magari. La vecchia Golf di mia mamma aveva il climatizzatore rotto. Ma non sì. Era rotto il climatizzatore, era rotto il piripappolo sul... Ok, i boccaglini. No, 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 il tasto per regolarlo. Ah, ok. E costava okay. Un'infinità di soldi sistemarlo. Mm-hmm. Allora, per regolare il riscaldamento e o l'aria condizionata... E l'aria condizionata, bisognava praticamente inclinarsi dal lato autista, quindi dal volante, ho il volante davanti, dovevo inclinarmi e infilare la mano dentro il tunnel centrale, passando invece per le gambe del come si chiama? Passeggero. Del passeggero, esatto. Quindi tu immaginati di inclinarti così, totalmente a 45 gradi col corpo, infilare la mano a gancio sotto e lì trovavi un pezzettino di ferro che si è spostato da una parte faceva caldo, si è spostato dall'altra faceva freddo. Ovviamente alla prima buca che prendevi o alla prima curva, la macchina tra l'altro si spegneva in curva, quella lì, perché come si spegneva in curva? Aveva il minimo sbagliato e quindi si spegneva in curva col servo sterzo. Ma e che roba... bello no, era. Col blocco sterzo, scusami, non il servo sterzo. Cioè aveva proprio il blocco sterzo e quindi dovevi sfrizionare e riaccenderla in curva. E appunto perché il problema è quando in autostrada ad agosto mi partiva il riscaldamento al massimo. E lì cioè, non è che posso inclinarmi a 45 gradi e fare... E mi devo fermare per forza. Era pericoloso. Gatto, vieni un secondo qua. Scusami, ho visto una persona che si muove. Ho visto qua. Ti giuro. Allora, io non credo di essere pazzo. Ma ho visto una persona entrare qua dentro. Dentro dove? No, tra queste rocce. Poi non so dove è andata. Ah, sì, è stato il pollo. No, no. Era una persona con due gambe. Allora. Forse era lui. Un'esplosione. C'è un'altra nave. C'è un'altra nave. Oh no, hai visto? Oh no, è la nostra? È la nostra di nave?
Ce la sfondano? No. Aspetta, proviamo a comunicare. Hello? No, entriamo a casa loro. Hello? Do you like Sea of Thieves? No. Hello? Hello? Eh no, c'è uno qua. Ammazziamo lo schermo. Aspetta. Ma che ci sta rubando roba, vero? Eccoci qua. Andiamo sulla nave. No, però gatto, abbiamo un sacco di cose. Che facciamo? Un sacco di cose, sì. Allora, adesso... giochiamo da apriamo un dialogo, vai. Apriamo un dialogo. Uccidi il capitano Grogli, uccidilo, che ci serve. O lui ucciderà me. No, no, lui, tu uccidi lui. Aspetta, mi picchia. Tanto è solo questo, mi sa, che è da prendere. Sì! Allora, ok, uccidiamo questo e ce ne andiamo. Ci leviamo gatto, mi faccio male! L'ho ucciso? Prendi il teschio e andiamo. Aspetta, devo mangiare una banana. Vuoi mangiare una banana? No, ho mangiato un pesce crudo. E quel che le... No, che vomiti, scemo. Vabbè, hai preso il teschio? Via. Sì, andiamo via. Vai, vai, vai. Vai alla nave. Ho visto uno correre di sotto, Hello? Sì, sì, tu parli, io me ne vado. Ciao, gatto! Eccoci qua. Ah, ah. Oddio, chi è stato? Cosa cazzo è successo? Aia, che gatto, mi spara! Stop! Gatto, sono arrivando da te! Era uno! Scappa, Nino! Mi scappo con la nave? Mi ha sparato da... Ma perché non mi ha sparato quel cannone di merda? Fatto apposta! Ma che faccio? Me ne scappo con la nave? Che faccio? Tira sul cazzo, sì! Tira il cazzo! Ma non abbiamo fatto la missione che doveva fare! Abbiamo come sbagliato no? Teschio! Mannaggia! E mo? Ma dobbiamo combattere! Ci sparano! Vai via, ah! Via! Sono caduto! No, come? Gatto! Scappiamo via, torniamo domani! Domani smetto! Vai, vai, aspetta, vai, tira giù la vela, tira giù la vela! No, io sistemo, che infami! Perdo l'acqua! Non si fa così! Ma mi fanno bue! Maligoldi! Aia! Ripara, Lino! Sì, sto riparando, andiamo via! Scemi! Aia! Ecco qua, tutto duro! Ecco qua. Oddio! Dov'è? Non mi prendi il cecchino e li uccido, guarda. Potevamo essere amici, merdosi! Gliel'ho detto. Segollino. Ma che pure un ronco. Chiudo! Non me lo voglio far vedere. Cucino l'osso buco. Che buono l'osso buco. Di serpente, però. Ma continua a sparare. Sto... Lino, qui c'è gente da tappare. Dove? Ma che stai facendo? Tappo, ma già ce l'ho messo il Ma vabbè. Ciao! Allora, sai che c'è? Facciamo ruota per il primo avamposto utile e... Gatto, ma... Ah, no, niente. Che c'hai? Pensavo ci fosse un buco, invece era la carne che scaldava. Ah, è vero. Sentivo anch'io questo sfritegare. Vai, stai dietro la carne, stai dietro la carne. Stai dietro la carne, sì. Cucino. È cotta. Non è vero. Non ha risposto di Alex of Thieves, per forza erano stronzi. Ma sì, ma c'è della gente di una maleducazione infinita, Ma ancora sparano? Che bel suono che fa questa carne che cuoce, sai? Sfritega! Stanno partendo i figli di Troia! Oh no! Oh no! Non lo so, hanno tirato su una bandiera. Vabbè, sarà calda. È calda, no? È del colore giusto, tira su, tira su. Faccio vedere, tieni, dove sei gatto? Ti ho perso, tieni, vedo. Sono qui. Ecco, sì, vedi, è perfetta, perfetta, bravo. Ecco. E il maiale devi cuocere, che è crudo. Sì, no, infatti lo cucino. Ah, che famina. Vai, gatto. Ciao, Dabone. Allora, qualino all'occhio, Come? Che ci parcheggiamo e vendiamo. Vendiamo come dei bastardi e scappiamo poi, Ti voglio bello arzillo, non puoi sbagliare. Non ho capito il programma. Allora, vendiamo tutto quello che abbiamo e ci leviamo dai colori. Così dopo siamo tranquilli, possiamo fare come ci pare. Ah, ok, vendiamo tutto e poi torniamo. Ho capito, bravo, bravo. Ma che ottima idea. Sì, però ti voglio bello arzillo, Pronto alla vendita. Chi sono adesso?
Qui non so se è a sinistra o a destra, non mi ricordo. Aspetta, che sto mangiando! Aspetta, porto tutte le cose su, se no ci mettiamo tempo. Non ci piglio, vaffanculo. Dobbiamo andare da, dalla madama lì, che dove cazzo è? Andiamo. Ma che idea? Non ricordo se è a sinistra o a destra. Ma quante cosine dobbiamo vendere? È un botto, è quello il problema. Mannaggia. Ah, ma ci stanno anche i piripiri. Ho sentito sparare? No, gatto, ti prego, eh. Io me ne vado. Non devo sapere di... No, ecco, ok. Ma pazzo Black Scorpion, così. Grazie mille, 25 sub. Buongiorno. Grazie. Sì, sto, io sento sparare, eh. No, gatto. Però non vicino a noi, non vicino a noi. Aspetta. Che mo. Ok, io grazie. Pazzo quello lì, è pazzo fuori di melone. Andato, out. Sì, mi ricordo. Che bel buongiorno, eh. Dai, dai, muoviti, muoviti, andiamo. Vado. Non abbiamo tempo, purtroppo, per... Dove devo andare? Mi ricordo. Che, cos'hai in mano? Un forziere grande. Allora la tenda. Che però non so dove cazzo è. No, gatto, non si fa così. Non ho idea. Grazie veramente, Black. Dai, che troverò dove devo andare. Non è vero, gatto. E qua, è qua da me, è qua da me. Oh! Dalla nave, dritto a sinistra. Dai, ci ho preso, buono. Salve signora. Valore emissario. Corro. No. Signora. Per la meglio. Dove devo andare? La tendina verde. Ciao. Veduto. Cazzo, ciao. Bravo. Adesso stavo salutando. L'educazione muoviti, prima di tutto, ca. Muoviti. È un secondo, sto arrivando. C'è uno scoglio che mi blocca. Adesso provo a fare un giretto. Riccardo, dai, grazie veramente, Black. Effettivamente ci converrebbe andare là. Abbiamo parcheggiato proprio una... Scusa, ci sbaglio, ci stiamo allontanando. Vabbè, la nave non ha l'ancora, per forza. Ah, ecco. Un pochino ondeggia, eh. Aspetta che arrivo, gatto. Riccardo, dai una cospicua mancia al signore. Oh no, ho perso la scala! No, la bandiera la tiro giù quando è full. Adesso vediamo. Se la fulliamo la tiro giù e poi la ritiriamo su. Mi avvio, eh. Riccardo, dai una cospicua. Sì, adesso cerco di... Ma che idea. Riccardo, dai una cospicua. Aspita, aspita. E adesso devo ricordarmi dove devo andare, eh. Riccardo, dai una cospicua. Oddio. Ma mica ci sono i cattivi qua, no? No. Meno, okay. Io non vedo nulla. Ah, sì, mi ricordo. Ehi, ciao. Vai, vieni vicino a me. Ah, sì, mi ricordo. Aspetta. Ma vendiamo anche i dischi piccolini. È tutto, tutto, tutto. Bene, bene. Riccardo, dai una cosa. Bello zucchero. Va bene che ho finito i soldi per dare la mancia alla gente. Grazie a Chicca per i suoi 4 mesi. E invece i teschi piccoli dove li diamo? Sempre dalla signora Madame Leota, okay. Che tutto vede, tutto sa. Che ho la memoria fottuta, fotografica, schifosa, una merda. Sì, sì. Era meglio se non venivi. Sei basso, sei gatto, alto. Bravo, beh, sono basso. Sei magro, sei grasso. Ah, sì, tutto. Ecco, ma la scala è dall'altra parte, che passa? Ma perché hai fatto il giro per dietro della nave? Non vedevo la scala, sono andato qui. Qui è... Ma non è vero, mi prendi. Come no? Non c'è. Ah, è vero. Oh, non è vero, non c'è. Ah, ecco. Non ha uno scopo finale, Sea of Thieves, è semplicemente quello che stai vedendo. Che è il suo brutto e il suo bello. Sì. Oh no, sono sotto l'acqua. Il cofanetto. Però io voglio uscire quei due, ce dobbiamo indicare. Sì, però con le tasche vuote si fa più volentieri. Però non si fa così, bisogna rischiare.
Col cazzo. Quant'è che siamo qua? Siamo qua da un'ora e mezza. Rifare tutto, sinceramente. Dai, tanto che tieni da fa. Ho sbagliato. A chi devo vendere questo? Non è che c'ho fretta, per carità. Però. Ciao. Dai. Che mi mangio oggi a pranzo? Ho fame. Io a pranzo faccio il brodo. Ma fa caldo. Che c'è? Che te fai? Beh, fa caldo il cazzo, ci sono meno 2 gradi. Con i tortellini? Sì, certo. Che buoni li voglio. No, fa caldo, non puoi. Vabbè, il brodo non mi piace. A me i tortellini sai come piacciono? Secchi. Cioè, letteralmente senza brodo, con un po' di burro e basta. Dipende dai tortellini, però. Ah beh, sì, ovvio. Se sono quelli lì piccolini con ripieno di carne. No, quelli là grandi mi piacciono. Ho capito. La belli sciocchi, tutti grandi. Diverse, però. Raccogli un po' di rifornimenti. Anzi, sì, sai che cosa? Vendiamo la cosa. La barca, vendiamo la nave. Tiriamo giù la bandiera, vieni qua, e poi la ritiriamo su. Io ancora non ho capito sta cosa della bandiera. Allora, me l'hai già spiegata, sì, però non ho capito. No, l'ho tirata giù perché bastavo io. Praticamente, adesso la ritiriamo su. Ecco qua. Sì. Tirala su, adesso te la faccio vedere. Ma dove sta sta bandiera? Qua, no, cioè qua c'è il voto, vota. Ecco, vieni. Sì. Vedi che abbiamo una bandiera sul culo della nave? Ah, letteralmente una bandiera, sì, abbiamo. Man mano che facciamo missioni per l'emissario qua della... Noi siamo gli emissari della strega qui. Più scheletri ammazziamo, più si riempie. Vedi questa barretta sotto? Completa il cerchio intorno al simbolo. Ah, fico! Esatto, fico. Quando completi il cerchio vale di più e ti dà missioni bonus. Molto molto carino. Boh. Molto carino. Non avevo assolutamente notato questa cosa della bandiera. Torniamo indietro adesso. Vai. Però nel mentre, mi dai un secondo che vado in bagno e arrivo? Sì, beh, navigo io, non è un problema. Vai, gatto, ma senza di me ti potresti perdere. È vero. Arrivo su, arrivo. Quando su. È vero, è vero. Però in questo caso mi arrangerò. Non solo, più alto il livello, più alto il valore delle robe che vendi in quella fazione. Sì, è vero, però adesso non iniziamo a fare le spiegazioni. L'ho resettata perché magari è meno appetibile per gli stronzi se ci ammazzano. Xarde, non so cosa dire, quindi cari in culo, va bene. E in che senso, Manuels? Ah, sì, mi ricordo. Non credo, Blu. Ma perché? Sì, sì, lo so, Rumo, ma se ci ammazzano e ce la rubano, non voglio che abbiano un gran valore. Tanto. Un conto è non perdere tempo per non perdere la roba che abbiamo accumulato finora. Un conto invece è puntare al massimo profitto, non ci interessa. Sì, sì, lo so, Creepy. È che non ne so i nomi. Che poi non so quale tasto devo premere. Ah, canti. Ehi! Dai zitto! Come? Me ne vado! Che poi mi piace il randomico, perché sennò fa sempre la stessa. Siamo tornati! Ciao! No, non in quel senso. Siamo tornati, scusa, qua... Non c'è gente! Che butto a mare! Sembrerebbe che non ci sia gente. Allora non lo c'è, aspettiamoli. Come? Sì, li voglio... Voglio picchiare qualcuno.
Finiamo la quest. Va bene, se proprio vuoi. Beh. Eccomi qua. Allora, Wade, io spero che non sia vero, perché chi dice di seguire le lezioni durante le live viene cicato brutalmente. Ah. Quindi secondo me non è vero quello che dici. Gabriel non ti ha creduto. Cioè, no, Gabriel ti ha creduto. Cos'è questa cosa? Azef 12, grazie mille per la sub. Questa cosa qua, adesso la facciamo, adesso la facciamo. Praticamente bisogna malmenarla in gruppo. Mi picchia! Ah! No, devi colpirla finché non si spacca. Dai, vieni, vieni, vieni! Non ti arrendere, ma fa male! Ecco fatto. Raccoglila e mettila sulla merda. Oh, che bellina! Va bene, lame. Ragazzi, se avete le lezioni, seguite le lezioni. Non c'è bisogno che ve lo dica io. Non sono vostra mamma, però... dai. Le lezioni sono più importanti delle live del coglione qua sul tubo. E Lino, il bastardo. È proprio il cognome. Come? Lino il bastardo. Lino il... che bel nome. Ho trovato una piccola bottiglia. E dentro c'era una quest. Ah, dopo non la prendo, allora. Butto. Infatti, allora, siamo pieni di queste che hai raccolto te. Effettivamente sì, le live si possono recuperare, le lezioni no. Bravo! L'ha detto Ciccio. Vabbè, bravo lo stesso. Tu devi essere... No, si pronuncia... Allora, barili di polvere, un piccolo libro, è tutto vero, qualunque cosa stia dicendo. Grazie a Tobia per i 18 mesi. Ecco qua. Potete seguirle, basta che non lo scriviate in chat, che almeno mantenete la figura... Signore, aspetta gatto, arrivo. Ma allora... Tra l'altro gatto, ti ricordi che ho comprato questo tablet inutile, no? Sì, no, ma guarda che secondo me, ribadisco, così hai speso 130 euro? Sì. E per me sono soldi spesi bene. È un tablet ovviamente che non vale 20 euro. Però la dotazione che ti hanno dato per me vale la pena. Cioè ti hanno dato la cover, la penna, che è una penna vera, e penna touch. Il mouse. Che twist il fatto che la penna era vera. Non sarei mai aspettato. Il mouse poi che ti hanno dato? L'adattatore Type-C USB. Quello, cioè, è ottimo. Quello è veramente ottimo. Introvabile, appunto, normalmente in un negozio qualunque. Però, vedi... Ehi! Hey! Però l'ho comprato, ma non so che serie guardarmi. Perché volevo guardare le serie nel lettino, lo schermo più grande, non lo sto usando. Io non ce la faccio più invece da guardare cose con lo schermo, perché dopo un po' mi fanno male. Perché l'iPad pesa più del tuo tablet, presumo, perché tu hai fatto di carta. Il mio iPad pesa. Non ce la faccio più. Infatti ti devi comprare uno degli attacchi a molla, da letto, che da noi non ci stanno purtroppo quelle cose lì, perché il nostro letto è appoggiato al muro e poi ha la struttura che è fatta col buco del culo. Insomma, vabbè. No, infatti sì, l'attacca custodia lo devo comprare. Quello lì è utile, perché a tenerlo in mano dopo un po' ti rompi le palle e non lo usi più. Quello non sto sì. Trovando gli scheletri. Vabbè, ci facciamo una passeggiatina. Però per il resto funziona. Mi sta dando problemi con le cuffie wireless che ho. Strano, sembra che abbia un'antenna Bluetooth fenomenale quella a fare lì. Ehi. Però per il resto va. Secondo me sono qui su... Arca puttana! Lo sto usando per lo più per Discord. Ecco anche. Sì, sì, così ecco, posso guardare. Sono qui da me. Oddio, God, mi butto in acqua! Ti ricordi dove erano? No. Quelli con la barca di prima. No, non di lì! Vabbè, di qua a sinistra dovrebbero essere. Come si va qua a sinistra? Ma li senti? Ah, che tra l'altro oggi... No, non li sento. Sempre di quel tablet, ho scoperto che c'era il G6 che costava anche meno, che è la versione dopo. Ma secondo me hai fatto bene a prendere, perché la versione vecchia per me ha qualcosa di più ficcante. Cosa c'è di qua? Un passaggio? Wow! No, più che altro, ma credo siano le cuffie, perché per il resto funziona benissimo, anche il mouse e la tastiera, però le cuffie ogni tanto non si collegano, ovvero si collegano, ma non esce l'audio.
Ma che posto meraviglioso abbiamo scoperto. Verissimo. Adesso voglio giocare ad Abzu. Madonna, che brutto. Il primo gioco di mare che mi è venuto in mente. Abzu mi ha proprio... Non me l'aspettavo decisamente meglio. Allora adesso devo farla io la cacchina. Arrivo subito. Prego. Dai. Arrivo. Un secondo. Amici, siamo solo io e voi. Subnautica, che bello è Subnautica. Tra l'altro, se non sbaglio, ci sta una mod. Una mod per l'online. Che OS ha il tuo tablet? Allora, è un tablet veramente orrifico. Insomma, ne ho comprato uno giusto che volevo utilizzarlo per avere Discord e poter parlare su Telegram senza dover per forza altabbare dal telefono ogni tanto. E c'ha un Android 10 punto qualcuno. Quindi niente di che. Ora col PC nuovo ci dovrei tornare su Subnautica. Mi manca. Io l'ho provato da solo, ma sarebbe divertente provarlo in gruppo. Di che tablet si parla? No, un tablet economicissimo di Amazon. Si chiama Giuseppe, una cosa del genere. Ciao, Eddie. No, non si chiama Giuseppe. Io lo chiamo Giuseppe, ma è... Juas qualcosa. O non parla di Giuseppe. No, però dai, per 120 euro funziona. Ancora non ho visto nemmeno un video di YouTube sul tablet, però funziona. 10 punto qualcosa. Eh sì, un tablet piccolino. È 10 pollici, quindi non è nemmeno così tanto piccolo. Non si può, mi sbaglio. Vidit, sì, non si può giocare, ma se non sbaglio c'è una mod che ti permette di giocare online. Però non l'ho mai provata, quindi non ne so di più. L'ho solo vista una volta. Anche fatto il primo unboxing. Che orrifico quell'unboxing. Intanto però è piaciuto e ho comprato il G6 a mio padre. Ha un mic di merda. Sì. Sì, sì, sì. Ma anche tutto il resto penso sia di me. Dai, adesso faccio una sponsor con l'azienda Giuseppe. Arcic è bello su Subnautica, anche molto rilassante volendo. Ciao Lauda. Aspettate che vi suono. Mica ha messo la musica e sto parlando sopra la musica. Oddio, che paura! No, non voglio mettere un'altra musichetta. Aspettate, un bel banjo. Questa, che bella è. Ma no, povero gattino. No, comunque per 120 euro già solo il fatto che si accende, hanno dato una tastiera Bluetooth e un mouse, ne vale la pena. Scommetto che non sbaglio di nuovo il mio nome. Ehi, Orald. Però davvero non volevo spendere di più perché non mi serve letteralmente a niente. L'ho regalato a mia mamma. Hai visto? Facci un bel assolo. Vai. Che bella musica, mamma mia. No, l'ho comprato più che altro perché erano quegli acquisti inutili che si fanno ogni tanto. E... Però, non me ne pento. Con te nessun gioco è rilassante, nel bronco. Sto sudando freddo. Ho fatto un sonno. Bi, 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 bi. Le robe che vendono su Wish. Io non ho mai comprato Lio su Wish. Mai. Cioè, non per qualcosa, però la spedizione è troppo lunga. Un Tab S6 Lite che ha la penna per gli appunti. Un ottimo comune. Quanto l'hai pagato? Giusto per curiosità. Ciao, Dunettina. Ma lo sai che abitiamo vicini vicini? Di dove sei, caro Asu? AliExpress nemmeno, hanno le spedizioni troppo lunghe. Cioè io compro su Amazon più che altro per la comodità, che posso pagare con la banca e poi ti arriva letteralmente subito. L'altro tablet l'ho comprato oggi e mi arriva domani. Di 2 anni fa mi arrivo verso luglio. Vedi? Cioè non so quanto possa convenire comprare su Wish se la spedizione è così lunga. A meno che non si trovi un affarone. Non credo.
Sono qua da mezzo. Come? Non è vero. Però un difetto che ha quel tablet, Giuseppe, la batteria dura 2 secondi. Ho comprato 5-6 volte, mai avuto problemi, ma dovete metterci in conto i 2-3 mesi. Eh sì, è quella la cosa. Che poi la roba arriva, arriva, sicuramente sì. Però tanta troppa attesa. Dove è andato il gatto? È un secondo in bagno, sta arrivando. Non vi preoccupate che arriva subito. Quanti strumenti si possono suonare? Allora, c'è il banjo. Che bello. Poi la ghironda. Una canna da pesca. La moviola. La moviola. Come si chiama? La fisarmonica. E un tamburo. Io direi che... Vabbè, penso stava facendo la grande, arriverà subito. Solo il supplente. Esatto, solo il supplente. Provincia di Napoli. Con un cil... Ma sai che fastidio? La moviola, ho sbagliato, l'armonica, la fisarmonica. Il tablet era l'omaggio, i 120 erano per la tastiera, la penna e il mouse. Ma sì? Verso Nola, più o meno. Napoli Gemma, Napoli Sicile, come? Ah, Dio mio, che mal di testa. Ma me ne vado. Che bel maiallino. Occhio di dove? Ho un po' paura, effettivamente, a restare qui da solo. Fatemi vedere che succede. Però le animazioni sono fatte proprio bene. No, tu streami? Sì. La cavalcata delle valchirie con la fisarmonica. Che bella è quella canzone. È un gameplay in seconda persona. Sì, infatti. Io sono fermo a suonare. Guardando per un'ora mi ha trasmesso una sensazione di chill. Sì, ma infatti è molto chill questo gioco. È per una scusa magari per farsi 2 chiacchiere. Sono una curiosità. Quando sei iscritto a Twitch, come ti è venuto il guizzo di chiamarti quelle? È una lunga storia. Perché il mio primo account di Twitch non si chiamava così, ma Ereici. Quello vero. Che poi mi hanno rubato i russi. E... Poi stavo guardando Romanzo Criminale e mi ero innamorato di Erfreddo. E l'unico nome simile a Erfreddo che mi era venuto in mente è stato Umido. E poi ci ho aggiunto un culo vicino. Non so perché. Eccomi! Che hai paura! Fatto? Hai ucciso. Sì. Non hai ucciso lo scheletro? Eh? Lo scheletro. Dov'è? Stavo qui a parlare, gatto! Ho fatto la cacca. Bravo. Tanto ieri ho mangiato del curry, quindi insomma. Che buono il curry, ma no, ti piace l'indiano? Allora, ieri ho ordinato il sushi. Solo che... Dove arriva sta roba? Dobbiamo trovargli gli scheletri. Allora, sì. Ieri ho mangiato il sushi ed era buonissimo. Però di solito a me sta sul cazzo cenare solo con roba fredda. Sì, dammi un secondo, mentre ti sento. Cosa cazzo è stato? Ti hanno suonato il campanello? No. Poi anche se non si sente niente dal microfono. No, non hai sentito un campanello? No, non è che è il tuo campanello? No. Sei sicuro? Sì. Atto. L'avete sentito in live? Cos'era quella cosa là? Non mi fa mettere paura, per piacere. E penso fosse da te, per questo gli dico, magari è a casa tua. No, è in game. Qui vicino. Oh no, un gallina. Sì, tipo ascensore. È stato stranissimo. Vabbè. E quindi ho fatto una cazzata, perché di solito ordino sempre il riso col pollo e le verdure, che è fenomenale quello lì. Sì.
Però ieri invece ho detto, ma sì, dai, prendo dei noodles con manzo e curry. Sì, ci sono dentro. Non mi ha entusiasmato. Ma curry giapponese, no? Sì, 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 non mi ha entusiasmato. Però invece della cucina indiana, che ne pensi? Ecco che cosa ha suonato. Mi sa che erano quelle persone lì, eh? Quale? Quelle lì in fondo che stanno arrivando verso di noi. Gatto, ma ti prego, non ci dire. Stanno venendo a tirare. Oh, me lo vedo io! Aspetta, guarda qua. Io vado, eh? Non sono prendi, cattivo. No, non ci prendi. Mai. Vuoi vedere? Vediamo, dai. Se ci prendi, ti do 10 euro. Attenzione. Ma dove 10 euro in palio, garantiti. Ma dove è finita la palla? È lì su, che casca, che casca. Attenzione. Attenzione. Oh, però ma quasi hai sbagliato, no, di 8 km. Ehi, non mi prendere in giro, vero? Ma ascoltami qua. Andiamo ad aprire il culo, sono quelli di prima, sì. Ammazziamoli. Vai, ci sto. Ai cannoli. E quindi diciamo che il curry quando è uscito non l'ho neanche mangiato tanto, però è stato... Ma guarda dove erano gli stronzi da uccidere, erano qua. Gli scheletri del cacca. Ma io, sono tutti che la maggiore gittata si ottiene a 45 gradi, non so, scusate. Non lo sapevo. No, il curry giapponese non l'ho mai provato. Ma sinceramente non è che mi fosse sembrato così diverso dal solito, da altro curry che ho mangiato, quindi non... Guarda, in realtà con la cucina giapponese è un rapporto contorto. Ho provato per ora solo le solite cazzatine che si trovano nei ristoranti, vabbè, quindi il classico sushi e quant'altro, no? Cioè, cazzatine, sì, sushi. Vai che non mi piace, vero? Perché il pesce lo odio a morte. Non vado matto neanche per il pesce, però il sushi mi garba molto. Vorrei provarne più che altro qualcuno fatto palla, per eh? Bene. Ok, sparagli. Vado. Magari quando andrò in Giappone lo assaggerò sicuramente. Più a destra. Vieni in Giappone con me. Faccio Andiamo, il fatta. Tour. Veramente? Sì, dovevo farlo quest'anno, ma però Lino, però ma se gatto, ci prendi è meglio, ma le palle sono sbagliate. Quasi. Dai, quasi, quasi. Bravissimo, Lino. Quando ma vuoi allora, prenderci magari ma sono l'uomo del quasi. Allora. No, tra l'altro io voglio andarci per la... niente, va bene. Ma dove stanno andando loro? Scusami un secondo. Come? Cosa è successo? Dove vanno? Vai, uccidili, Lino! Ci sto provando! E niente. E niente. L'ho preso! Non è vero. Ma no, gatto, sono storto, non posso più sparare. Che vai dall'altro cannone, vai l'altro cannone che adesso ci giriamo. Quale altro cannone? Due ce ne sono! È questo! Sì, dai, li andiamo dentro! Ti vado dentro! No, gli metto l'ampione! Gli spariamoli! Ma non c'è uccidili, nessuno! Uccidili! Ah, qui. Uccidili! Ma è da solo, povero Cristo! Uccidilo! È morto! È morto? Rubiamoci tutto! Rubigli tutto! Rubagli, dagli fuoco alla nave! Ma gatto, ma sei cattivi! Spacchiamogli la faccia a sto figlio ma di gatto, sua mi mamma! Mi dispiace, povero uomo! Scemo! Oh no, mi picchia! Merdoso! Mi fa male! Sono io! E mi ha fatto male. La nostra nave, che io gli spacco la sua. Te, guarda qua. Oh, no, quanta acqua. Non so che la nave è bucata, ma ci pensa Lino adesso. Sì, 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 fatto. Dai, gatto, allora quando fai il tour vengo. Quando però lo faccio, è un mistero. Stiamo aspettando. Vabbè, boh. Un po' problematica. Esatto. Vabbè, ma prima o poi si sistema tutto. Sì, però mi sa che prima di un altro annetto non ci andiamo, E più che altro proprio organizzare magari forse dei tour. Sì, un annetto magari. Tira su la vela, va là. Certo. La nostra. Però io ho veramente bisogno di farmi un viaggio. Sto cercando di scrivere, ma me ne frego io che scrive. È morto! Schifoso! L'ho tirata su! Appena si sistema tutto, sì, mi devo fare un viaggetto perché non ce la faccio.
E tu sembri i soliti posti da... Ti sparano! Chi ti spara? C'è il dolore! Ma chi è? Vieni via, vieni via! Me ne vado! Non mi fate del male! Andiamo via, gatto! No, no, no! Dobbiamo ammazzare questi scheletri qui! Ah! E lui? Sì. Affondiamogli la nave! Eh sì, lo sto facendo! Guarda, gli sto tirando giù gli do una mano! Ma no, però povero, mi sento triste. Cazzi suoi, così impara a giocare ai videogiochi. Non mi piace questo gioco. E non dice se ci piace, se gli piace Sea of Thieves. Aia, ma chi mi spara? Mi immagino lì che ci ha messo 3 ore per fare tutto. Poi arriviamo noi e gli rompiamo tutto. Ma perché la nave si muove lì? No, non hai tirato sulle vele del tutto? Certo che ho tirato sulle vele. Sì, e perché si muove allora? E vabbè, magari... Sai com'è, no? No. Cyberbullo. Ah, aspetta, dove sono le munizioni? Non le trovo. Indumenti, vitalità. Non c'è, non ci sono le munizioni, va bene. Le munizioni di che? Ah, le, della pistola, ecco qua. Nel coso. Aia, ci sparano. Me lo vedo io. Ok, allora, gli è morto tutto. Però ha lasciato del drop, andiamo a prendere del drop? Certo, uccidiamo i mormoni qua. Sbagliato. Ma conviene più un fucile da distanza, oltre alla pistola? No, io ho spada, perché quella non finisce mai i colpi, e vabbè, certo. Il pompa, mi piace molto. Grazie Neko-chan, 300 bits! Che vuoi? Eccoci qua. Gli abbiamo rubato la bandiera, guarda, vedi? Come? E adesso ci aumenta il livello? No, non so, non credo, perché dovremmo darla, non ricordo a chi. O si vende questa? Ma non mi ricordo. Vedo un cazzo. Aspetta che ci aveva un teschietto. Come hai fondato un sub? Tra l'altro tu ci sei mai andato in Giappone o sarà la tua prima volta quando lo farai? A rifugio dei mettitori vadata. Come? Sarà la prima volta che... Primissima, sì. Ah, fico. Primissima, sì. Bello, bello. Ai mettitori si dà la bandiera. Sì, vedi. Aspetta, prendo anche adesso. Ma solo perché sono famoso me l'hanno proposto, perché porto la gente che paga i soldi. Vabbè, ci sta. Però tu l'hai visto James May in Giappone? Che bella! E io voglio mi fare sono quello, divertito voglio tantissimo. Fare. Io sono vecchio come lui e voglio fare quello, voglio fare. Ma tra l'altro è andato anche in posti molto fichi, non sì. Solo la solita Tokyo, insomma. Escono! Cazzo, sei morto? Dolore, stavo mangiando un melograno! Sei morto o no? Sì. E allora niente. Tra l'altro io ho il desiderio, voglio andare anche a Kyoto. E qualche altro posticino. Kyoto schiaccia Kyoto, si sa. Come? Niente. No, ripeti? No. Comunque sei molto carina come serie. È veramente rilassante. Non no, succede. Ma quello è quello che voglio fare io. Sì. Cioè, proprio nella vita, non solo. Cioè, voglio proprio fare quello. Tu non hai mai visto An Idiot Abroad, immagino. Che in italiano era Scemo di viaggio. Quello lì con Ricky Gervais. Esattamente. Qualche puntatina sparsa lì e qua. Ed era fighissimo. Comunque vedo lo schermo nero, non so perché. Hai lasciato la ciurma. Come? Ah, ok, vabbè. Rientra. Chiudo e rientro, dai. Ho visto qualche puntatina sparsa lì e là. Ma ti parlo di tanti anni fa, quando ancora non ero innamorato sì, sono di le Ricky Gervais. Vabbè, ma lui non c'era, in realtà lui era al telefono. Vuoi verificare l'integrità dei file? Madonna, addirittura? Così grave, eh? Prova a dirgli di no e vedi di rientrare. Oddio, aspetta, ma che succede? Si è corrotto Sea of Thieves. Che significa? Ma cosa così nel mentre proprio? Infatti questo dico, che significa tu? Dili di no, infatti, dili di no. Ma che scazzo? Sì, ho detto no. Cos'è mi gratis? Non aspetta, conosco. No. Vai, chiudo pure l'Xbox Bus, magari si è. Si è offeso per qualcosa che ho detto. Se no, verifica l'integrità. Non credo che ci metta 8 ore, però. Però
è strano, cioè non strano, ho capito sì. Il senso di questo problema. Sì, ti sei semplicemente buggato nel mentre che succedeva sta roba, però boh. Probabile, sì. Cos'è quella cosa lì che splende? Si è verificato un arresto anomalo. No. E ok. No, sì, si è verificato, però sti cazzi, succede. Si sta aprendo, a posto. La battuta del gatto ha rotto il sottolino. ecco, sto entrando. Dammi giusto 2 secondini. Vabbè, tanto devo rifare la rotta. Dobbiamo andare a nord-est. Eccoci qua. Ci mette una vita a verificare i file. Ah, no, per fortuna ho fatto le nullo. Beh, dipende. Non hai un SSD? Sì, certo. E allora? Vuoi tornare alla sessione precedente? Ma è bellissimo questo gioco. Sì. È sempre un po' una rottura di coglioni perché gli inviti non funzionano sempre, anche se ultimamente stanno andando, eh. Ecco, mi sto entrando. No, tu ritorni e ti rificca dentro. No, perfetto, ottimo. Devo cambiare sto nome su Xbox. Siamo vicini a Reaper Redoubt per consegnare la bandiera. Reaper Redoubt. E dov'è Reaper Redoubt? Non siamo vicini. Ma sì, ma ce la teniamo lì per ricordo. Eccoci, sono qui. Boh. Permetti comunque mi gratis, non so cosa come sia. Nemmeno io, ad essere sincero. Che devo fare, gatto? Detto adesso qualcosa? Niente, no, a posto. Ok, ok. Così, adesso grazie Donny per i 36 mesi, grazie mille. Molto pesanti per tutti, è vero. Grazie anche a Cavsplock per la sub. Che bel nick. Baby. Oh no, che musica angosciante! Che succede, gatto? No. Il Kraken? Mi sa di sì. Oddio! No, uno squalo. Dai, ammazziamolo. Dai, raccontarlo, l'ho ucciso. Quindi, ce la puoi fare. Sparagli! L'hai preso? Non l'ho preso! L'ho preso! Ma sono preso? Un mago! Sparagli! È un secondo che è piccolo! Sparagli! Non c'ho le palle! Come, sei spallato? Sì, sono finite. Dov'è? Barile di cibo, ci metto le banane dentro. Sono finite le palline. Ma sono qua le palle? Dove stai andando a cercarle? Ma che ne so io? Sono qui. Dove? Lì! Ma dimmelo, che ne so io! Non ho il coraggio! Ma è scappato, niente. No, che è scappato, vedrai che mo torna. No, si è caccato sotto, proprio, ha detto no. L'ho colpito sott'acqua, ha detto. Oh. Grazie Albe per i 14 mesi. Niente. Dai gatto, mi sta passando leggermente il mal di testa. Bene. Sono contento, mi fa piacere. Don't worry, be happy. L'unico problema è che devo farmi questo maledetto passaporto, prendere appuntamento con l'ufficio che ti fa. Guarda, che a me il passaporto in una settimana me l'hanno fatto, Perché la prima volta che dovevo andare in America, che mi hanno mandato al TwitchCon del 2017, mi hanno tipo detto un mese prima, oh, ti mandiamo, cazzo, che va bello. Bene. E ho fatto tutto e mi hanno spedito. È stato il mio primo viaggio fuori dall'Italia e l'ho fatto da solo. Ah, il video di quando sei andato al Twitch con in America l'ho visto. Bellissimo. Quando hai fatto il Journey Gamer in America l'ho visto tu. Mamma mia, ma non ci sono gatti in America. Che bello. Ma scusami, ma te l'hanno mandato a casa o sei dovuto andare all'ufficio? Che cosa? Per fare il passaporto. Ah no, non sono dovuto andare lì. E abbiamo chiamato il soggetto, scusami. No, stavamo parlando di quello, perdono. Pensavo l'America, no, non me l'hanno mandato a casa, sono dovuto andare. Ti hanno mandato il video su Google Earth. No, a me è quello che mi scoraggia un po', perché mi scoccia proprio dover andare. Poi devo chiedere il permesso al lavoro, fare, mamma mia. Per quello sì. Ma esattamente come mi tiro il culo a me saltare le live per le cose della casa, che mi dicono... vieni alle 11. Ho capito, ma c'ho la live. Noi il pomeriggio non possiamo. Bavangulo. Sembra ormai ci sei quasi per la casetta, che poi, no? Sì, insomma, anche ieri appunto ti dicevo è arrivato l'allarme da pagare. 1000 robe. E che cazzo.
Però grazie, dai, una volta Joe, che avrai finito avrai una casetta tutta tua, bellina. Sì, sì, ah, non vedo sì, l'ora. Però, cazzo, il percorso fino a lì, mamma mia. Sì. Sangue e soldi. Porca miseria. Vabbè. Ma ti sei fatto anche un ufficetto per le live? Sì, sì, sì. Giusto curiosità. Che bello. Beh, per forza, sennò come faccio? Ma in cucina ti metti? No, no, no. Sulla penisola, una bella postazione, così stai... C'è pure il fornellino. L'importante è il risultato. Sì, sì, certo, ragazzi, però minchia. Se stanno arrivando, si stanno accumulando cifre da aggiungere, ad esempio i kilowatt aggiuntivi, l'allarme appunto, poi che cazzo è che mi dovevo pagare in più, non mi ricordo più, non lo so. Hai fatto? Fastidioso. Ma come? È così bella la campana? È la mia parte preferita. Madonna. Sarà fai allora. La nuova casa, sì. Puoi fare il video tower? Sì, credo di sì. Bello. Lì non è una nave quella davanti a noi? A sinistra? Dove? A sinistra, sull'isola. No. What? Cioè, ci sono le torri in game. Ci sono le torri in questo game? In questo gioco? Sì, però a me sembra una nave quella. Sono molto contento che lei abbia lavoro. Sono molto contento. Ma è la nave quella lì. Sì. È una nave quella lì, te lo dico sì. Io perché la sto guardando. Sì, no, no, è una nave, è una nave. Vabbè, di ucciso, non c'è problema. È una nave. È una nave, è una nave. Ma lo vedo io, non ti preoccupare. Va bene, non mi preoccupo, io navigo allora, Sì, sì, tu naviga, guarda. Ma dove mi uccido? Non gira più di così. E domani gatto, San forse Valentino, dovresti iniziare a preoccuparti. Non so cosa fare. No, no, vabbè, ma non ti preoccupare, è una nave. Domani è San Valentino e boh, non faremo niente, ordineremo qualcosa di sexy. Dimmi un cibo sexy. Un c'è l'hype train sexy? Comunque, rinnovate per l'hype train. Puparuoli imbottunati. Che cosa? I puparuoli imbottunati. Non so cosa sono i... Sono dei peperoni okay. Ripieni di carne macinata e altre cosine buone. I peperoni ripieni. Ma che cazzo esatto. Di bandiere belle che hanno sti bastardi? Si chiamano puparuoli imbottunati. Ma no, qua. Questi qui non... Ah, scusami! Non spara, pare che ci stanno arrivando in culo adesso. Oh no, credo si siano arrabbiati, gatto. Forse è colpa secondo mia. Secondo me sì, secondo me sì. No, no, no. Cosa c'ha un dragone lì davanti questo? Oh no, gatto, ma sono arrabbiati, ci spara, picchio. Ci sparano questi, sparagli. Spara il preventivo, preventivo. Vai, distruggili. Preventivo! Preventivo, bravo! Oh no! Ci hai preso? Loro quasi, Pazzo, no, gatto! Cazzo, ci hanno preso! Non Lino! Ci prendo! E ci prendono, Lino! Sparagli! Gatto, ma sono bravissimi! Non ho l'albero! Ho una palla in faccia! Ripara, Lino! Sei morto! Ti resso, vieni qui! È devasto. Aio, non ti riesco a restare, Nino. Vai avanti, cazzo. Senza di me. T'ho sono vivo, su. Sono piccolo. Riparo. Ti prego, lasciami. Aspetta, tu ripara, io picchio. Oh no, non è vero. Mi scusi, signore. Aspetta, mi giusto. Ammazzali, vabbè, Nino. Se ne sono andati. Ma se sono andati? Sì, sì, se ne sono andati via. Okay. Ma se ne stanno andando via o... Sì, se ne stanno andando via. Comunque un cibo magari con qualcosa che si mangia con le mani. Un pollo arrosto. Cazzo, sai che non mangio un pollo arrosto da una vita? Perché a Torino c'è il Santa Rita e dopo quello non ne ho più mangiato. Io voglio venire lì solo per provarlo. Guarda che vale la pena. Ma soprattutto per le patate che le tengono a cuocere sotto i polli arrosto. I polli allo spiedo. E li gocciola sopra tutto lo schifo. È buonissimo. Maronna mia, se c'ho fame. Ma ci stanno sparando? Sì. Nessuno mangerà una bella genovese oggi. Una cosa leggera, insomma. Grazie a Paia per gli 8 mesi. E. Ho ferito la frutta. Per i 100 bits. Però mi sa che mi sei impallato. No. Il cazzo. Oh, mannaggia. E infatti, ecco qua. Ecco qua. No, le patate del piedo. Del piedo. Del pollo allo spiedo sono meglio del pollo. Lo dico. Sì, a Santa Rita sì. Infatti il pollo allo spiedo non prendiamo mai, prendiamo sempre gli straccetti. La genovese è la schiacciata, no? No, no, la pasta alla genovese, cioè con cipolla, carne. Ma non ce l'ho presente allora. È buonissimo. Lino, però ci devi prendere un po' anche tu, Aia, ci provo! Ma l'ho preso in testa con la palla! L'ho preso! Male!
gatto, e se ne sono andati, non li posso prendere. Sei morto, no, sì, piccolino! Sì, tirami su, t'ho detto! Ti animo. Che pare che fa così, mi fa aria. A posto. Gatto, ci penso io, vado a riparare i buchi! Ci sono i buchi! Aspetta. Vabbè, lì no, dobbiamo scampargli. Gli vado contro. Ecco qua. Con lo spermino un po' pulirlo. Ma delle volte è anche secco dentro. Un calo di pressione. No, comunque il pollo allo spiedo è davvero incredibile da mangiare. Però quando è fatto bene, perché se no è secco. È secco, appunto, è secco, c'è il rischio. Se fatto bene è incredibile. La pelle la mangio, ovviamente, vero? E se no me ne vado. Certo. Mamma mia, che buona la pelle. Cosa sta succedendo qua? Cos'è questa roba in mezzo all'acqua che balla? Ah, un sirenetto. Aio! Ma di nuovo, Lino! Ehi, ma io sto riparando! Tirami su! La nave sta andando a ramengo! Ma gatto, ma le onde li proteggono! Tirami su, tirami! Che sto morendo! Sei morto! Scemo. Mannaggia, ma sempre morto! Serve legname! Ma non ti... per quello, per me! Grazie, Guilty, per i 38 mesi. Raddrizza, vai contro vento. Metti la nave contro vento, che loro sono lenti contro il vento. Contro il vento, aspetta. Deve avere il vento praticamente che ti soffia in culo. Cioè, no, in faccia, scusa. Ma siamo sicuri che non ci sia niente di rotto sotto? Io un po' paura. Non importa, tu direzioni la nave e poi dopo vai a riparare. Ma il vento nel culo c'è dietro? No, 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 in faccia ti deve arrivare. Ah, contro in faccia, vento. Okay. Grazie a Broad per i 26 mesi. Perdiamo tutto. Vabbè che non abbiamo niente da perdere, però. Ah. Non abbiamo niente di rotto? Ah. Gatto, ci inseguono. Ma non stai andando contro vento? Ci sto provando, A destra. Sto andando. Boh. Fai guidare me. Sì, me ne vado. Ciao. Ecco. Oh no, ci sparano. Siamo piccoli. Ma sta a fatica sto timone? Ah, perché è rotto. È rotto. Ma ne hai un altro di legno da mettermi lì? Certo. Grazie. Sistema. Ma che bello che è. Bellissimo, complimenti. Ecco qua. Mamma mia, che cavica. Ecco, adesso li seminiamo. Tiè, merde! Merde! Ehi, non offendere. Glielo dico. Andiamo a vendere, amici. Merde! Merde! Te! Te! Che bel megafono. Ma guarda come sono veloci. Tu hai sistemato la chat in game? No, io non ce l'ho. E devi farlo. Ma dopo ci sentono i suoni. Grazie Neko-chan. Ma c'è il push to talk, scemo. Ah. Aspetta. Sì, appunto, in Giappone non ci sono mai stato. Non ho mai visto niente. Altoparlanti, premi per parlare. Però non vedo l'ora di andarci e vedere le straordinarie magie che il sollevante. Ma era questa l'isola dove dovevamo andare. Porca troia, quella lì che abbiamo appena superato. Ritorniamo indietro. No, non però ci sono i cattivi. Idea. Non è una buona idea. Orca miseria, il vento è cambiato. Sì, no, il viaggio in Giappone deve essere fantastico. E appunto mi ha detto sei famoso, porta gente. Ho capito, però si dimenticano sempre che costano queste cose qua. Oh, orca, sì sì. Sì. Qui ci saranno delle cifre importanti da sborsare. Però ci sta, nel senso si è organizzato bene per l'appunto. No, sono d'accordo, io da solo non ci andrei mai. Che poi, ma se tu ci vai da solo probabilmente spendi la metà, se non un terzo. Ma che cazzo è che ha il coraggio di andare così in Giappone first try? Perché un conto in America... Che ok, mi hanno fatto loro i biglietti e poi dopo mi sono dovuto arrangiare con un po' di roba. Mi ero preso anche in ostaggio la valigia, lo sai? Come? Non so se l'avevo detto anche nel video, mi pare. Non mi ricordo, gatto, non mi... No, no, vabbè, ci sta, infatti te lo racconto. Che praticamente dovevo andare ho preso un autobus. E poi dopo, una volta che siamo scesi dall'autobus, mi hanno tenuto in ostaggio la valigia finché non pagavo il biglietto. Ma che cazzo? Ma non accettavano i contanti, solo la carta. Oh no. E io non avevo la carta abilitata all'estero. Ci vogliono appigliare. E allora ho chiesto lì a un signore che costava tipo $1.50 il viaggio. Ho detto, guarda, me lo paghi tu, ti do $2. E non voleva, era tutto dubbioso, non voleva.
ti do $2 cash, dicevo, guarda, to, pagami, io ti do, c'ho solo questi, c'ho. Perché non accettavano il cash, non accettavano. Però strano, perché non accettavano i soldi? Che cazzo ne so perché non accettavano i soldi, guarda. No, comunque se vai da solo in un paese così diverso dal tuo, se non ti organizzi per bene potrebbe essere problematico. No, più che altro in America parlano l'inglese male, ma esatto, lo parlano. In Giappone no. In Giappone non se lo parlano, lo parlano in modo un po'... Cioè, ti fai sempre capire in qualche modo. Cioè, la comunicazione alla fine si risolve. La maggior parte non sanno l'inglese, però, dei giapponesi. No. Sì, sì, no, è bene. Ma hanno finito conviene di ricorgi, si stronzi? Ma perché vogliono noi? Siamo piccoli! Tirali, perché gli ho detto che sono delle merde, secondo me, ah, se la sono presa. È che se gira a sinistra posso provare a colpirli, però devi girare molto. Se giro a sinistra però ci inchiurlano. Eh sì. Anche loro forse sono in quattro. Oh no, gatto. No, sono in... Che arrivano di tutto! Oh no! Ah! Ci ha preso? Eh sì. Riparavala? No, no, è tutto a posto. Ah, a posto. Adesso... Quando sono andato, l'ultimo viaggio che ho fatto l'ho fatto in Irlanda, per comodità mi sono prenotato il tour che mi hanno portato all'altra parte dell'isola. Quelle sono robe fighe, tutte organizzate. Che se no ti devi prendere l'autobus, capire qual è, ho detto ma guarda, ti pago, mi porti. Che ce la puoi fare, no, con l'internet oggigiorno, però sì, appunto nei paesi dove l'inglese si parla, che magari... Certo. Che magari è un po' maccheronico, ma lo parli l'inglese, è difficile il giapponese. Giappone sì, difficile, difficile. Ti devi organizzare per bene. Ti devi organizzare per bene, perché sennò ti perdi alla prima stazione e resti là. Ma infatti io avrei pagato per andare con uno di questi viaggi. Poi me l'hanno proposto loro, hanno detto guarda, ti portiamo noi, tu porta la gente, sì, meglio. Però io avrei tranquillamente pagato per fare uno di quei viaggi lì. L'unica cosa di questi viaggi che sono fighi, fighissimi, non li ho mai fatti, quindi non so come funzionano. Però magari trovare anche lo spazio per stare da solo, in grazia di Dio, se non hai voglia di fare niente. Cioè comunque devi stare molto al gruppo, no, che ma è sì, bello. Però ci sono anche le giornate vuote, ci sono le giornate dove ognuno fa. E poi si può andare anche alle terme. Mi hanno detto che se tutti accettano andiamo alle terme. Ma una domanda che chiedo alla chat e a te, perché io non ho ben capito, ma è vero che se hai tatuaggi non puoi andare alle terme giapponesi? Una cazzata, giusto? Non lo so, forse sì. Oh no, un posso mica. Ma cosa c'hai tatuato? Dei cammelli? Due. Due, cioè io in... due robori. Sulle braccia. Non lo so, allora. È vero, dicono. È vero. Ma è se ti metti dei cerotti... Mi voglio andare alle terme. Mi copro, mi metti il trucco. Ma perché? Non... Ti associano alla Yakuza, questa... ti ammazzano. Ma che significa? Possiamo fare un prank allora, dai che facciamo il video. Lino va a far finta di essere della Yakuza. Fatta. Oh no. Sì, ho due, che praticamente è il simbolo che si vede ogni tanto in Sea of Thieves. Quel serpente a cerchio. Quello è l'oro boro. Sì, sì, no, avevo capito. Quando me l'hai detto. Scusate, non avevo capito. Sono un li puoi coprire, ma in molti posti non li accettano comunque. È una cosa molto particolare questa, però, come regola. Eh no, ma perché ti associano appunto alla Yakuza, come dicono, giustamente. Non è che se lo sono... Ma questi disegnano le carpe. I mica sono le carpe. I draghi. Sono un cerchio. Sa, adesso non è che stanno lì a controllare ogni singolo tatuaggio di ognuno. Perché due palle. Ma quanto in là sparano i loro cannoni? Scusami. Vabbè, me la faccio a casa la doccia, non fa niente. Le terme, in hotel. Solo, ma io volevo. Tanto basta che chiudi la porta del bagno e metti l'acqua caldissima e è uguale. Oh, ma sono determinati, fatto. Sì, no, qui. È perché forse ci hanno trovato dopo ore e ore di giochi da soli. E sono emozionati. Se non sei giapponese, com'è possibile che tu sia della Yakuza? Che ne so... Cioè, di base, ma... magari non guardano neanche la persona. Non so se uno della Yakuza può essere anche non giapponese. Non ho gli elementi per dirlo. Ma poi, scusami, se alle terme voglio andare vestito perché ho vergogna? Ah, perché non si può andare col costume, eh? E ti metti il costume integrale. No, integrale da magari sub. No. Cioè, tanto la panza ce l'abbiamo tutti, non è un problema. Ah, voglia, sì. Però il piripappolo di fuori non lo voglio tenere io. E se non sbagli devi mettere l'asciugamanina, quella piccolina che ti roba il pirulo. Non devi andare in costume, c'è il telo apposta.
Il ma a me dà fastidio non avere un sostegno al testicolo. Ti cadono le palle che ti mettono. No, mi dà fastidio. No, mi dà fastidio proprio. Bah, non ci vengo più. In realtà nel 2020 in Giappone è passata la legge che non vieta più tatuaggi, dice Sai. Ah, che ne vedi, sembra uno che sono... ne sa. No, perché è davvero stramba. Ma no, che bella la Finlandia. A me piace avere un sostegno testicolare. Certo, certo. Infatti anche le mutande, se sono molle, mi danno fastidio. Deve concordo assolutamente. Ti metti un perizoma. Ti metti la mutanda sotto il costume, dice la verità. No, quello no, perché c'è il costume che sostiene, come c'è la retina dentro. Ma sono mosce, no. Le retine dei costumi. Come? Cioè, non so se metti un costume da tanto tempo, però io sono stato appunto recentemente, le ho acquistate, c'è un bel... anzi, meglio di molte mutande, ti dico. Addirittura? Sì, perché praticamente non è il sostegno interno che deve tenersi su da solo. A differenza della mutanda, no? Che si aggrappa con l'elastico e poi il resto è stoffa. Qui invece lui si aggrappa e tiene su il costume. La retina dentro sostiene ancora di più perché non deve autosostenersi. Fa parte dell'ambaradam. Fico. Sì, quelli che ho io sono larghi. Sono vecchi. Come non averlo. Sono vecchi, comprali nuovi. Facciamoci sentire, gatto, che ci seguono ancora. Per andata! Ah, sono caduto in mare! Ma sei un deficiente! Gatto. Vabbè, mi sali mancherà. Sulla loro nave! Ammazzali! Ma no, belli, bravissimo, gatto! Ciao, Lino! Ma ti faccio... Oh no, ma non è che mo si incazzano ancora di più perché allora, ti vado a trovare. Io sono per il boxer, però quelli che sostengono. Il boxer, quello... Quello aderente, sì. Quello che, sì, ma quello che non ha la cucitura, per dire, è inaccettabile. La cucitura cosa intende? La cucitura intorno all'apparato riproduttivo. Ah, no, che scomodi, no. Perché di base il boxer è una braghetta senza... Mi picchiano, gatto! Ma sei salito? No, ho perso il passaggio. Ah, ciao! Ah, mi picchiano, mi fanno male. Che fallimento totale. Ok, abbiamo un problema. Cioè? Sono nel Mar Rosso, Lino. Che sini, sto arrivando. Oh no, gatto, non mi dire che è la fine del mare, quindi siamo morendo. Sì. Lino, ripara. Riparo. Non c'ho i legni. Ci sono. Li ho presi. Bravo. Io cerco di uscirne. Vai, vai, esci, io riparo. Madonna mia. Però ce li stiamo portando fino alla morte, allora. Ci tengono, sti bastardi. Sì, sì. Ti prego, esci, perché si sta più rompendo tutto. Non vedo il vento. Ok. Giustamente, il vento negli occhi. Ci sparano! E basta! Non ci hanno presi, però. Seghi! Maleducati. Seghi! Non insisti, questi uccidono. Ma che rompi. Hanno una vita che è impressionante. Non hanno altro da fare così nella loro giornata, questi qui. Come? Non hanno altro da fare? E basta un po'! Stop motion! Forse hanno bisogno di essere picchiati, però non possiamo. Ma non perché possiamo, non ci sono i cannoni dietro, ma solo ai lati? Non ho capito. Perché boh, non lo so. Cioè, non capisco questa scelta. Però si sono fermati? Si sono scocciati. No. Stanno sistemando le vele. E mo? Hanno obbedito. No. Vabbè, gatto, io sono. Bravo. Hai delle bombe incendiare roba? Bombe? Sì. Allora, ho anche le palle incatenante. Ok. Io ho solo due pirule. Ok, ci stanno superando. Oddio, è come possibile? Sei caduto di nuovo? No. E noi facciamo retromarcia e ce ne andiamo mentre loro ci superano. Però mo li posso sparare. Aspetta, esatto. Grazie Deuri per i 22 mesi. Spari tu?
Sparo io? Sparo anch'io, aspetta. Me ne vado. Mi metto al cannone. Ci dobbiamo far affiancare però. Sono molto indecisi. Ma posso essere più veloce. No, non voglio andare contro il vento, voglio sparare. Oh no, c'è il mirino del cecchino, il bastardo. Ehi, non mi prendi. Suono. Questi marameo. Facciamo marameo. Però guarda come sono bravi, non si fanno accerchiare. Aia, ma mi ha preso, ma che male. Come, è un mago. Ma è una mira della madonna. Ma questi cittano, basta, è così. Anche secondo me. Come? Aspetta che ci stanno arrivando. Ma io non li c'ho. Ci hanno acchiappati. Come? No, con il pirulo. Non si toglie il pirulo. Perché non si toglie? Aio. Ma com'è possibile? Sono defunto. Lì non ho. Ti resso. E dai. Vai a riparare. Prendiamo che gli sparo. Vai. Oh, non ho la palla. Perché non ho la palla? Perché hai sparato te, scemo. Eh sì. Hanno sparato uno di loro? Oh no, gatto, ti prego, io ho vergogna, non li fare entrare, sono tutto. Merdosi, te! Li grabbo io, posso. Così paia! Sono in mare. Gatto, stiamo affondando. Gatto! No! C'è Mario Merlo! Oh no, sto affogando, cazzo. E la nostra mare. Avventura è finita qui. Quanti buchi! E basta! Sono morto. Ripara! Sono morto, gatto. Siamo morti. Non sono forti. Guarda che è stata tutta fortuna questa. È tutta colpa mia, tua. No, più tua che mia. Non è vero, sono stato bravissimo, ho fatto più del mio dovere. Non lo so perché finisco in mare, c'ho proprio la calamita per le bombe. Ah, il caricamento non è un buon auspicio. Grazie alla scimmia barbuta per i suoi 6 mesi. Colpa del sistema. Ma non è che mo... Ma cosa abbiamo perso ora? Ma 2 o 3 teschi e 2 smeraldi. Ah, oh, sì, no. Mi ricordo. Ma scusami. Nave affondata. Ho capito, ma... Aia, che vuole questo scemo? Mi scusi. Ho capito, ma ha ucciso. Ma già sei morto, sei sparato e sei morto. Che figura. Che vergogna. È tutta colpa tua, comunque. Non è vero. Non dire così, che mi offendo. Ci credo veramente. Spawn kill. Il galeone grosso va più veloce lungo il coso, lungo il vento, sì. Lungo la via. Che brutta fine. Ma sì. Allora. Eccoci qua. Fama aumentata. Perfetto. Visto? Anche la mia. E piripipi. Aspetti, sono una canzone di benvenuto, gatto! Ma scusa, facciamo una missioncina di quelle sceme e poi chiudiamo. Oh mio Dio, questa canzone però me la devo sentire. Sunken Groove. Brigantino lotta era più veloce con la vente. È più veloce con il vento a favore, ok. Senti che bella. Voglio giocare a The Witcher. Scusa, devo andare. Ciao. Sai che groove? Guarda, è qui sotto. Vai! Squeezy, Lemon Cazzi, sud. Madonna mia, che voglia di The Witcher, ti giuro. Io ci ho riprovato, ma è invecchiato molto. Rispetto... Sì, io non ho mai finito. No, peccato. Non ho mai avuto il coraggio di finirlo. Peccato. È bellissimo. Mi divertivo un sacco a giocarlo, però è troppo lungo. Però quello tipo potrebbe essere un bel gioco da provare da console, magari. Che ti metti sul divanino. Sì, l'ho provato. Non è meraviglioso visivamente. Che c'è anche l'ottimizzazione, per carità. Però. Poi è di pietra quel gioco. Ci vuole molto tempo, però era davvero bello. Era pieno di cose da fare. Sì. Ma è il suo difetto. Io non riuscirei mai più a giocare a un gioco del genere.
L'ho giocato all'epoca e basta, non riuscirei più. È vero, me ne vergogno. Ci ha messo un anno, però. Ciao, Jules! Però magari, bah, ci devo riprovare. Allora, dicendo dove stiamo andando? Sunken Groove. Sì. Ah, qui vicino, bello. Allora Little Nightmare 2 non t'è garbato? No, però il pigiama intero di Little Nightmare 2. È un'altra cosa, aspetta, arrivo subito. Te l'hanno dato? Guido io. Ciao Midi Rub. Ragazzi, vi giuro, adesso una voglia tremenda. Mo lo riscarico. Giusto l'interno. Eccolo qua. Ehi, guarda la live. Gatto, ma che cos'è? Posso sapere perché? È limitato. È il... È limitato. Ma è limitato da cosa? No, è limitato nel senso che in edizione limitata è la 225 di 300. Allora, per cortesia, questa scatola. Guardate, super lì, ce l'ho solo io, eh. E altre 299. Perché cazzo è successo? No, il coso. Io sono davvero triste, cazzo, come aver visto questa cosa. Sono davvero triste. Sì, lo finiremo Little Nightmares 2. Adesso devo capire quando. Però lo devi finire con questo in testa. Se lo finisci con questo in testa potrebbe valerne la pena. Porca miseria. Adesso ti faccio vedere anche il pigiamone. Dimmi che non è di cartone anche quello. Ragazzi, una allora, scatola. Non è brutto Little Nightmares 2, è come il primo. Se vi è piaciuto il primo, vi piace anche il secondo. Se il primo non vi ha fatto impazzire, non vi farà impazzire manco il secondo. Io sono del team che il primo poteva essere molto meglio. Poteva e doveva. Perché l'ambientazione c'è, l'idea c'è, manca un gameplay e una narrativa un po' più importante. Oh, i gusti sono gusti. Certo, questo è ovvio. Però il fatto sa che adesso sono triste dopo aver visto quel cartone. A rigor di logica, ora il pigiama sarà letteralmente una busta. Che miseria, se ti butto l'acqua anche addosso. Si getta una scortatura. Ma che bello! Ma lo voglio anche io. E io lo sapevo che era intero. Ma maledetti! Magà, perché è intero? No, che scomodità! Ne ho tre adesso di pigiami interi. Ma li usi? Siamo arrivati! Non, è questa a sinistra? Sì, sì, sì. Giro. Ogni tanto sì. Ne ho uno primaverile che è quello di Twitch. Ne ho uno invernale che fa bello sudare. E adesso ho questo qua che però devo... Sembra in licra, quindi secondo me brucia. Molto probabile. Se vado vicino ad una fiammella è finita. Sì, Midirub, ho raccontato già la bella figura di Die. Eccoci qui. Ah, giusto, c'è l'apertura per il popò? O è intero, intero, intero? No, no, intero, intero, intero. In tutti i miei sono tutti interi, interi, interi. Che poi comunque il popò dovrebbe far uscire anche il piripappolo davanti, quindi... Non... Cioè io non riesco a fare la cacca senza fare la pipì, quindi non sarebbe molto utile il popò e basta. È giusto. Poi c'è chi lo sa fare, io personalmente non sono di quel... Chi lo sa fare, mente. Quindi potrei fare la cacca e rovinare completamente il pigiama di pipì. Oh, che brutta immagine. Okay. E quindi io mi spoglio nudo, rimango... Cioè, in realtà tengo sempre una maglietta sotto il pigiama, però abbasso tutto e quindi rimango... Ma che scomodità, però. Sulle ginocchia. Sì, però il resto del tempo è bellissimo, eh. Ma lo provo. Mi metto un tutù. No, quello di Twitch è fenomenale. Non mi sa che non lo vendono più, quello di Twitch, però.
Perché c'è anche la, il buco per, le, per il dito, quello di Twitch. Aspetta. Se non ti scappa la pipì, quindi niente cacca? No. No, aspetta. Eccoci. Allora, chi dobbiamo trovare qua? Che mi sono distratto un 5 minuti. No, c'è la cosa qua. Te leggi questo e guidami oddio, tu. Fammi leggere. Allora, oddio, dove sei? Ah, quella, è la numero 2, la numero 2, la questa numero 2. Tira la fuori. Numero... Che mi devi sparare. Ti ordino di recarti al totem dei tre teschi a sud-est. Immediatamente. E alza una lanterna attentamente. Sud-est. Prendiamo il bussolino. No, oh no, come Grinella. Non mi so orientare. Su, dai. Vado, eh. Ciao, amici. Su, dai. Oddio, cazzo. Esplosa roba. Vai, vieni, vieni. Oddio. No, eh. Ti prego, non venire. Cazzo, ho paura. Arriva. Sai zitto, dove sei? Sud-est. Ah, sud-est. Vai sud-est. Sud-est è qua, ci dobbiamo buttare. Oppure allora, i tre tocchi ha detto nella missione che già ho dimenticato? Sud-est, tre teschi? Sì. Chi è? Che fa la tosse? Io, stavo andando a fuoco. Allora, sud-est... sud-est... Qua, stiamo andando bene. No, siamo al centro adesso, non sud-est. No, siamo a sud-est. Stiamo andando a sud-est. Stiamo andando a sud-est, ok. Cioè, vabbè, ogni tanto giriamo, però. Mo stiamo andando a nord-est, però si dovrebbe uscire e poter andare a sud-est. Che magari sono qui i tre teschi. Col cecchino per il... Ricky, non ce l'ho! C'ho la spingarda, c'ho... Cioè sud-est finisce ipoteticamente. No, cioè non è che finisce sud-est, però. Allora, io uscirei da questo cerchio maledetto, sì, interno. Concordo. I tre teschi, ne ho trovati di più, vanno bene lo stesso? No. No. Oddio. Oh, sicuro sud-est c'era scritto? Oddio, mi fanno il dubbio. Vabbè, io l'ho trovato, t'aspetto. Sud-est, come? Gatto, no, ma io sono in un buco, non riesco ad uscire. Tasto dell'emote, la G? No, la devo G. Salire? No. Non te lo dico. Dai, non mi fare siedo. Questo. Ah. E invece di... Non Napoli è mai nevicato, sì. L'ultima volta che ho nevicato a Napoli mi sono cappottato con la macchina, quindi... Tutto molto collegato. Bene. Ciao, gatto. E girati. Wow. Aspetti. Una lanterna molto vigorosa. Tirala su. Non funziona. Tasto destro. Ah. Che storia. Come fai ad essere seduto? Che vogliono? Scusa, il luce, e quindi... E leggi il messaggio. Quale? Lo stesso. Su questa mappa c'è più di quanto non rivelo. Leggi l'alfalò nella caverna vicino al punto più basso dove non vedi il cielo. Dobbiamo tornare dove stavamo prima. Esatto. Andiamo. Andiamo. Bi, 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 bi. Dove sei? Dove? Dobbiamo buttarci. Ah! Mi sono rotto le mani. Dove sei? Vai. Ma tu stai seguendo me, veramente? Sì. Zoppicando, va. Sono un bravo. Trova i resti mostruosi sulla spiaggia a nord-ovest. E tieni gli occhi ben aperti. Compi 7 passi a sud-est e scava se un tesoro vuoi goderti. Dobbiamo andare a nord-est sulla spiaggia. Vai! Seguimi, mozzo! Come si va sulla spiaggia? Qua.
ti seguo. Cosa ci proponi stasera, Gabrielone? Guarda, guarda, guarda. Chi? Chi è? Una palla. Che carino. È l'unico modo per non farti sputare in faccia il veleno. Che bello. Gli scheletri, Lino, peso di no, tu. Ti prego, non mi guardate. Ah, dicono nord-ovest, non est. Ho sbagliato a leggere, gatto. Com'è possibile? È vero. Ho sbagliato! Scusatemi. E nord-ovest, torniamo indietro. No, non giù di lì, facciamo il giro di qua, meglio. Sì, tanto è una spiaggia. Dai, che arriva l'inciso, senti? Secondo me ci conviene andare proprio sulla spiaggia qua. Stiamo andando bene, eh? Non mi picchiare, che non ho vita. Qua, questa è la spiaggia, gatto. Questa qua? Eh sì. Ok, che cosa c'era scritto che non mi ricordo? E tieni gli occhi ben aperti. Che significa tieni gli occhi ben aperti? Scusa. Leggi tutto. Compi 7 passi a sud-est e scava un tesoro se ma vuoi godere. Ma partendo da dove? Ci sarà un punto di partenza, no? Allora, trova i resti mostruosi. Ah. Eccoli qua. Ecco, vai. Poi dobbiamo andare a fare 7 passi a sud-sud-est. Che cos'è il sud-sud-est? Dal sud, cioè nella bussola c'è sud e sud-est. Non è vero, gatto. Tra sud e sud-est c'è una linea, no? Segui quella linea, vai. 7 passi. 1, 2, 3, 4. Lino, torna qui. Torna qui, te li conta i passi, li senti? No. Tieni premuto che lo guardi la bussola. Senti che fa cioffete, cioffete. Ok, ho capito. Vai. Guarda. Bravissimo. Mamma mia. Che mostro che sono diventato. Guarda qua come si gioca. Che merito. Ecco qua. Apro. Mi rubo tutto l'oro. No, no, lascia tutto dentro. Prendi il baule. Chiudilo. Perché è un bravo ragazzo. Perché è un bravo ragazzo. Sono... Mamma mia. Ancora. In chi? Ah, che ce l'abbiamo quasi fatta. Adesso ecco. Si va a consegnare. Andiamo a consegnare. Bene. Ci abbiamo un posto giusto dietro al nostro chiurlo. Ah, ma guarda un po'. Di quelle volte il chiurlo, appunto. Sì, abbiamo un po' d'acquetta. Che va sempre bene. Sì, sì, assolutamente. Io vado a tagliarmi i capelli oggi. Che bello, non vedo l'ora. Ah, vai oggi? Ah, vado oggi, sì. Vado oggi. Wow, wow. Sto lì, la mia bella oretta, a farmi fare le coccole. Che bello. A zero, perché? Perché dovrei rasarmi a zero, scusami? Vai, a zero, tu togli tutto. Perché così poi crescono, sono più belli. Ma non è vero, guarda che non ho la testa adatta a una situazione del genere. Lo sai che invece secondo me sì. Infatti la tua opinione non conta niente. Ehi, ma anche allora la barba, sì. Piango. Praticamente il mio barbiere si mette la mascherina, ma anche la visiera. È incredibile. Ma no, che scomodità che deve essere per lavorare così. E lui c'ha anche i capelli lunghi, pensa. Secondo me muore prima della fine del turno ogni giorno. Pensa d'estate com'è bello. Fa una doccia. Si fa una doccia ad ogni persona che entra poi. La porta tiene aperta? Sì, sì, c'hanno anche il coso all'ozono. Come si chiama? Il cazzo all'ozono, Gianni. Bello, capito. C'è un bel cazzo. Che cos'era? Non lo so, c'è scritto sanificazione all'ozono. Ma dici il certificato? Che certificato? O c'ha proprio l'apparecchio che fa... Ma che cazzo ne so, c'è scritto? Adesso non è che sono stato lì a... Ma dico, c'è scritto su un muro o su un apparato? Un muro, c'è scritto sul muro tante volte, è scritto tantissimo, spessissimo. Ah, e significa che è arrivato quello che fa la disinfestazione, capito? Ogni tanto. La disinfestazione? Sì, sì. Ma pure da me al lavoro teniamo questi certificati che viene uno, si prende 700.000 euro
e ti dà un certificato. E basta. Cioè, dopo che si no, spruzza un po' di acqua. Sto scherzando, ovviamente non sarà roba particolare che non so. Però è una spruzza truffa, un po' d'acqua per terra con un coso e ti dà il certificato. Dicevo, stasera, Gabriel, cos'è che... Ah, stasera Commodore 64 e i giochi proposti da Zapp da gennaio dell'87. Se volete del retro gaming, stasera Gabriel è il vostro uomo. Eccoci. Allora. La nave sta affondando, ma... Ma sì, ma chi se ne frega? Esattamente. Tanto, abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Vieni qui, che consegniamo. Aspetta, mi voglio la soddisfazione di vedere il tesoro svanire. Oh no. Al calice furente. È incazzatissimo sto calice, scusa. Ciao. Do ecco lui, qua. Te. Do tu, tutto, tutto io, tieni. No, non va no. A lui. No, scusa. Va la signora lì, dov'è che è? Lì in alto. Lì in alto. Dove? Lì, su, lì in alto. Di là, Lino, di, vedi la mia faccia verso di là. Dici, vedi la mia faccia, che non capivo. Lì in alto dove pensavi, scusa. Ciao, si trova? Non è vero, ragazzi, mi sì, è il teschio, è questa qua, non Lino. Ce l'hai preso. Ah, ma perché è rosso? Eh sì. Ah, allora alla barista. Non alla barista, la tipa fuori dal bar. Costumato. Buongiorno. Grazie Druti per i 9 mesi. La scimmia barbuta, io non l'ho vista prima, la scimmia barbuta. Grazie, perdona Muas. Guarda, quella che tiene su tutto il bar con la schiena. Ehi, ciao signorina. Dimmi. Ecco qua, il teschio tutto sporco. Fatta, venduta. Beviamo un po' di vino rosso. Dai, va bene. Me la metti nella tazza qua, una tazza grande. No. Oh no, come si beve? Come si riempiva? Vabbè, bevo. Prima lo bevi, poi lo riempi. Cesco, 10 mesi, grazie mille. Ne voglio altra cosa. Signora, riempimi. Eccoci qua. Ah, sì, mi ricordo. Scusate, cos'è? Ma significazione ozono? Spero non per il Covid. Non serve un boia contro il Covid. Non ho idea. C'è scritto anche quello. A cosa serve la significazione ozono? Vabbè, meglio ozono? Di niente. Non lo so. Io ho letto quello, pensavo fosse per il Covid. Non c'era scritto contro il Covid. Perché penso... erano dei cartelli effettivamente che erano lì da molto. Vabbè, penso sia giusto per sanificare un po' l'ambiente in generale. Ma probabilmente, cioè, allora, seguono moltissimo, sono tutti rigorosissimi, li ho visti come... Cioè, veramente sono bardati che sembra che stiano per andare in guerra. Ma per tagliare i capelli. Sì, sì, certo. Ah, ma mi hai vomitato addosso! No, per forza, cioè, come le attività pubbliche devono per forza essere così rigorose, perché se ti... se sì, c'è pure certo. Qualcosa che non va... Anche perché poi dopo, se si ammala uno lì... Tutti i clienti esatto. Devono chiamare, poi è perdita di tutto. Sì, sì. Guarda, che vomitoazzi. Aspetta, voglio vomitare ancora. Suoniamo! Mi sono innamorato. Oddio, che suono angosciante. Suoni bene. Bella questa. Sanificazione battericida, germicida e virucida delle superfici, l'ozono. Ok. Vabbè, togli almeno qualche germ, giustamente la gente viene, tocca, fa. Sai chi dovrà sanificare quella taverna? Poveri. Che poi siamo qui con la barista che ci guarda e va, sti coglioni. Suona le bombe. Tutti lo fa ogni volta. Suona il carillon. L'ozono si usa per sanificare gli ambienti ampi dato il suo forte effetto ossidante. Ma non è lo stesso che c'è, è bucato? Come? È bucato l'ozono. In che senso? Chi l'ha bucato? Gli spray per i capelli. Ah, è vero. Tu non si è richiuso il buco dell'ozono, mo? No, si sta richiudendo, ma ci vuole una vita, no? Mm-hmm. Bim, bim.
Ci fanno il bucato con l'ozono. Ecco perché è pulito. Dabbo, tutto bene, stiamo per chiudere. È arrivato tardi. Scemo. Bravo, diglielo. Secondo me è uno che si droga in questo gioco? Un arco. Vorrei un arco in questo gioco. Ma perché? I pirati mica c'aveva l'arco. Come? Che arco c'avevano i pirati? Che ne, sono un pirata con gli archi. Perché non posso avere un arco? Ma che cazzo sei scemo sei? Ma... venivamo. Era mega da prendere. Ma me ne vado di... Ragazzi, io ringrazio Lino. Fai la live oggi? Sì, alle 6:30. Allora, alle 6:30, garantito che non dura troppo, perché sta arrivando una nave a romperci il culo. Vabbè, sti cazzi. Benissimo. Alle 6:30, quindi seguitelo, e dopo stasera c'è Gabriel alle 21. Quindi, ciao. Noi ci vediamo domani pomeriggio alle 5. E grazie appunto a tutti per donazioni sub e sub e quant'altro, un disastro oggi, un sacco di roba. Spero vi siate divertiti, grazie a Lino che ci ha fatto compagnia. Rediamo Turbo e gli diciamo: tu sei il prossimo. Una minaccia deve essere ben strutturata, però, va bene. Ciao! Ciao.